Ovviamente siamo in collegamento dal Palamini di Messina, stiamo per trasmettere la partita di finale, gara 2 tra Basket School e il Green Palermo, e dovremmo essere prontissimi per il ritiro della maglia di Aiden Fadalà. Comunque ci siamo collegati con un po' di anticipo, quindi vi aggiorneremo tra qualche secondo per questa cerimonia, a mio avviso, molto molto importante, tra pochissimo. Dovrebbe essere quasi tutto pronto per la cerimonia di ritiro della maglietta di Aiden Fadalà. Sta per parlare la presidentessa del comitato regionale FIP, Cristina Correnti. L'applauso del pubblico del Palamini per Aiden Fadalà. Il ritiro della maglia numero 13 di Aiden Fadalà, donato alla sorella Laura, la maglietta della Basket School, compagine con la quale Aiden Fadalà giocò 2 stagioni. Veramente, come potete sentire al sottofondo, c'è una grandissima cornice di pubblico, un sold out totale qui, Palamini. Grazie.
premio Adrien Fadalà vola nelle mani di Federico Manfrè, ed è cresciuto nel vivaio anche della scuola di basket Viola, ingaggiato a campione in corso da VS, e va a prendersi il premio Fair Play dedicato alla memoria di Adrien Fadalà. Tra gli applausi scroscianti del pubblico e Palamini, presenti in platea ovviamente anche i dirigenti, il coach della Fortuna Messina, Claudio Cavalieri, Peppe Merrino, insomma, da sempre vicinissimi ad Adrien Fadalà. Dunque, Federico Manfrè porta a casa questo premio, un premio non casuale, un premio importantissimo. Applausi per Federico e premio dalle mani della presidentessa del comitato FIP Sicilia, Cristina Correnti, e insomma siamo prontissimi, prontissimi per questo big match, e c'è da divertirsi, c'è da divertirsi. Io insomma ho ingaggiato per l'occasione un playmaker, perché ne capisco poco, lui ne capisce molto più di me. Buonasera Stefano Marisi, playmaker della VIS, lo possiamo dire, che ha concluso lì la sua stagione. Gara 1, te la sei vista, che gara 2 ti aspetti? Innanzitutto buonasera a tutte, grazie per l'invito Giovanni. Mi aspetto una gara 2 equilibrata come gara 1. Di sicuro Messina cercherà di far valere il fattore campo, ma sappiamo tutti che Palermo in questo campionato è stata quella più costante di tutti, e sarà una bella partita sicuramente. Bellissimo l'abbraccio proprio sotto la nostra postazione tra Claudio Cavalieri e Peppe Merrino, seguito a questo accadimento che ha lasciato un po' tutti sconvolti, il sottoscritto e il telecronista di quella maledetta partita. Il campionato si chiama così non per caso, e mai ci fu scelta così azzeccata. Assolutamente sì, Item, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è veramente una persona straordinaria. Poi vedere tutta questa gente presente per lui, per questa cerimonia, bellissime parole, se le merita tutte davvero. Allora, ne abbiamo parlato tante volte anche con te, movimento che non sta benissimo, però sinceramente bisogna partire da partite così, col grande pubblico, il grande seguito, che possono coinvolgere anche i più giovani. Piangersi addosso dicendo che la palestra sta male non porta fondamentalmente a nulla, bisogna scendere in palestra, lavorare per gli istruttori mini basket, per il settore giovanile, poi portare i ragazzi a vedere le partite. Bisogna attivarsi e farlo vedere il più possibile, perché è lo sport più bello del mondo. Assolutamente sì, e soprattutto questa partita, questa finale, può, come possiamo vedere, il palazzetto è pieno, quindi c'è movimento, c'è entusiasmo, e sono quelle partite che fanno bene al movimento. Come hai detto tu, non bisogna piangersi addosso, rimboccarsi le maniche, lavorare divertendosi sempre, perché ricordiamoci sempre che è uno sport. Allora, il basket mercato è rimasto aperto fino a fine mese, in questo caso fortuna del Green Palermo, che si è ritrovato in una situazione molto molto complicata a causa dell'inaspettato infortunio all'uomo probabilmente più rappresentativo sulla carta, ha fatto anche l'Euroleague, ovvero Simas Butelevicius. Ha pescato sul mercato due al prezzo di uno, come i fustini ai tempi degli anni 80 e 90 per quelli che hanno la nostra età, insomma, o giù di lì. Ha pescato bene a mio avviso la dirigenza di Green. Assolutamente sì, come si dice, due è meglio che uno. Pescato molto bene, già la squadra era competitiva, coperta in tutti i ruoli, con l'aggiunta di questi due nuovi tasselli sicuramente sarà un problema in più per Messina, che già li ha affrontati in gara 1. Lo so che sei tu che fai gli assist, però era soltanto un assist per la prossima domanda, anche perché Basket School ha ingaggiato sempre a campionato in corso un tuo ex compagno di squadra che sono curiosissimo di vedere, ovvero Yusuf Hamza. Assolutamente sì, sono contento per Yusuf. Ho giocato insieme con lui, come sapete, quest'anno lì a Reggio, e a prescindere dalle doti, dalle qualità del ragazzo e dalle sue doti, se lo merita. E io ho avuto la fortuna di vedere la sua prima gara qua in casa, il derby in semifinale contro la Nuova Palestra Messina, ha fatto un bellissimo esordio, e mi auguro per lui che faccia lo stesso stasera, perché se lo merita tutto davvero. Grazie mille Stefano, ti disturberemo durante la partita ovviamente, buona partita. Sono qua, grazie a te, ho due sede, grazie. Alla grande. Io ringrazio Stefano Marisi, insomma, playmaker che non ha bisogno assolutamente della mia presentazione. Ha vinto e tanto in carriera, e a Capodorlando se lo ricordano molto molto bene, ma non solo. Quest'anno ho avuto la grande fortuna alla VIS di poterlo tesserare, insomma, e vederlo giocare è
è davvero uno spettacolo. Arrivano i saluti del presidente Giovanni Barilà proprio per Stefano Marisi. Un abbraccio a Gianni, ci siamo incontrati ieri in occasione di un bruttissimo accadimento, e se siamo qui ovviamente è per Aiden Fadallà, ovviamente nel ricordo e sospinti dalla voglia di essere presenti per ricordare il nostro amico Pasquale Vazzana, che sarebbe stato qui con noi. Già me lo vedo dietro la panchina di Pippo Sidoli, pronto a mettergli la giusta pressione. Per chi ha visto la partita tra Vis e Basket School, un grande abbraccio a tutta la famiglia, alla moglie Anna. Io ne ho già raccontato tutto quello che pensavo e spero di essere stato obiettivo e sincero, nonostante l'amicizia che mi legava a questa grande persona che ci seguirà sicuramente da lassù, come sempre faceva. Quindi un abbraccio all'imperatore, come tutti lo chiamavano tranne me, sono sincero, però sono sicuro che sarà lì collegatissimo sulla nostra fanpage, pronto a sostenerci come sempre. Arrivano anche ancora messaggi per Steve, questa volta da D'Annunzio Ravi, e un saluto a tutti, un saluto a Matteo, grazie mille a voi per essere sempre collegati con noi e speriamo di goderci una grande e bella partita. Siamo ancora lontani dalla palla 2, mancano ben 8 minuti. Ovviamente vi vado a leggere le due formazioni. Arrivano i due fratelli Filesi di Chiaramonte Golfo, provincia di Ragusa, e per quanto riguarda gli ospiti, il numero 0 Jacopo Bruno, il numero 1 Alessio Maisano, il numero 3 l'ultimo arrivato, ovvero Domantas Simaitis, classe 94, il numero 10 Vittorio Moltrasio, il numero 12 una vecchia conoscenza del basket di Calabria, ovvero l'assistman Di Marco, visto a Catanzaro più di un decennio fa. Numero 14 è il condottiero assoluto del progetto Green, ormai da tanti e tanti anni, anche lui con un passato in Calabria, seppur per poco tempo, ovvero Peppe Lombardo, al secolo Peppone. Il numero 16 Ruggero Elia, che l'anno scorso giocò alla Lamezia Terme. Il numero 17 Luca Udino. Il numero 19 è uno specialista in vittoria di campionati, ovvero Alessio Ronconi, che ha vinto in terra partenopea più battute con diverse canotte. Il numero 20 è un altro colpo di mercato, ha giocato la semifinale proprio contro il Green, perdendola, vestiva i colori svincolati Milazzo del DS Gigi Maganza. È stato un pallino assoluto di Marco Verderosa, che fortemente lo ha strappato alla concorrenza. Dunque Hernan Zindoni è un nuovo giocatore del Green, ha già giocato gara 1 ed è pronto per provare a chiudere i conti in questa gara 2. Il numero 27 è il giocatore al momento che ha tutte le caratteristiche e gli skills per andarsi a prendere il titolo di MVP di questa finale, anche se ancora è lunga, è lunghissima. Sto parlando del totem del presidente Mantia, ovvero Peppe Caronna. E il numero 34, il lungo di scorta, Vucenovic, l'allenatore Marco Verderosa, l'assistente Coach Avellone. Piccola parentesi, per chi non avesse visto l'intervista a Marco Verderosa prima di gara 1, mi ha raccontato dei suoi trascorsi a Reggio Calabria, che sono stati brevi ma sono stati significativi. Tantissimi anni fa, negli anni 90, fu ingaggiato dall'allora Panasonic Viola per far parte del gruppo di 78-79, giocò un torneo a Monza, abitava negli allora Palazzi Telecom insieme a Totò Casamento, a Peppe Ganci e altri giocatori di quell'epoca lì, e poi insomma volò verso Battipaglia, non si andrà a concretizzare il suo ingaggio ufficialmente, però in tanti se lo ricordano. C'era un torneo estivo molto rappresentativo, si chiamava il torneo Tanaka, che si giocava ogni estate tra i più importanti prospetti giovanili di quel settore giovanile, che era a quei tempi dominante in tutto il sud Italia. Vi basti pensare che Rocco Famà, all'epoca playmaker classe 73, era colui il quale aveva il monopolio del playmaking della nazionale del tempo giovanile, e come cambio aveva addirittura Davide Bonora. Dopo questo lungo escurso storico passiamo ai padroni di casa. L'allenatore ovviamente è il navigato vincente, è importantissimo per tutto il movimento Pippo Sidoti, accanto a lui Francesco Paladina. Serve tutta la sua grinta per pareggiare i conti. Col numero 7 c'è il dominatore offensivo dell'intero campionato. Soltanto una squadra probabilmente gli ha messo realmente la museruola nella vista di Stefano Marisi. In quell'occasione Leo Ortensi mise una sorta di guinzaglio al collo del cannoniere Lettone, dove giocò la sua più brutta partita da quando è arrivato in Italia. Poi per il resto sta viaggiando a cifre da All-Star
sta segnando qualsiasi cosa gli passi per le mani ed è realmente un giocatore straordinario. Sto parlando chiaramente di Raivis Cherbinskis, il numero 9, il capitano Cristiano Scimone, il numero 10 dalla Serie B Alberto Mazzullo, il numero 13 è un altro ex di casa nostra, ovvero Kevin Pandolfi, Regino Doc, il nonno Willy Praticò, ha scritto pagine importanti in chiave pionieristica del basket a Reggio Calabria, suo zio adottivo è Kim Hughes e lui ha giocato insomma tutto il settore giovanile alla scuola di basket Viola prima di iniziare un tour che l'ha portato anche in prima squadra alla Lola Bermedi, Giovanni Benedetto, in compagnia di talenti del basket italiano come Valerio Spinelli, Marco Mordente, Andrea Grosariol. Il numero 15, ne parlavamo prima, il totem Yusuf Hamza, classe 2000, prospetto assoluto del basket italiano, si è un po' perso per strada a causa della sua condizione fisica, ma per chi lo vede giocare, quando è in sé, può dominare qualsiasi tipo di partita. Il numero 16 è l'americano Adam Gotelli, il numero 18 è il lungo Lorenzo Tartamelle, il numero 22 Nino Sidoti, il numero 23 il gatto, come lo chiamano da queste parti, Giorgio Busco, il numero 24 Giuseppe Doria, il numero 30 fresco di premio Aiden Fadalà, andato a prendere proprio qualche secondo fa, ovvero Federico Manfred, premio a mio avviso meritatissimo per chi conosce Federico, insomma, che è una persona bellissima dentro e fuori dal campo. Qualche mesetto fa pubblicammo il video del suo cane presente alle partite, che appena lui entra in campo inizia a fare un frastuono, il vero capo tifoso di casa Manfred. Il numero 40 è Marco Sidoti e, come detto, il coach è Pippo Sidoti accanto a Francesco Paladina. Ci avviciniamo, mancano 3 minuti e 27, io chiaramente saluto tutti gli sportivi che ci seguono e ringrazio la Basket School Messina per permetterci di andare in diretta. Do un grande abbraccio al mio amico e collega Carmelo Ministrale, questa sera siamo in diretta in contemporanea, è un appuntamento troppo importante e la dirigenza Basket School lo ha capito, quindi ringrazio tutti loro per un sì che mi ha fatto veramente piacere. Quindi un abbraccio a Fabio, a Bruno, a Clemente e a tutta l'appassionata dirigenza peloritana che ha dimostrato realmente dentro e fuori dal campo grandissima professionalità. Per quanto riguarda la partita, come accennava prima Stefano Marisi accanto a me, probabilmente è una gara a bivio in tutti i sensi, perché Basket School tra le mura amiche per sì o per no non può permettersi di sbagliare, deve vincere anche di mezzo punto, deve portarla a casa per allungare questa serie e poi provare a stupire e a battere il fattore campo del Green Palermo al Palamangano domenica prossima. Non sarà assolutamente facile, stiamo ragionando per ipotesi, anche perché il Green di Palermo ha perso una sola volta in stagione alla migliore difesa del torneo, è una formazione collaudata che gioca molto bene il dentro fuori, giocano a memoria e poi hanno un giocatore, come accennavamo prima, come Peppe Caronna, che è realmente incontenibile nel pitturato. Per quanto riguarda la sconfitta, l'unica sconfitta arrivò nel girone di andata contro gli svincolati di Milazzo, riuscirono a espugnare il Palamangano, quello fu un capolavoro assoluto del team allenato da Ciccio Trimboli e Eliano Sant'Ambrogio. In quell'occasione insomma arrivò realmente un qualcosa di reale, poi Radan, lo straniero, gli svincolati di Milazzo, un giocatore straordinario, si fece male, forse cambiò qualcosa nell'economia di una squadra, a mio avviso Milazzo non seconda a nessuno. Siamo quasi prontissimi per la palla 2, il dirigente Fabio Vita è pronto a accomodarsi al tavolo, lo abbiamo già raccontato, anche lui è un ex di Calabria, un ventennio fa giocò nella vecchissima C regionale in una formazione che non esiste più, si chiamava Pier Giorgio Frassati, una formazione storica di Reggio Calabria, e siamo pronti per questa sfida di finale che promette scintille. Sotto di noi abbiamo praticamente tutto il movimento della Serie C Gold, a destra vedo Budris che semifinale ha dato veramente spettacolo proprio nel duello contro Raivis Cherbinskis, sembrava una sorta di All-Star Game, non sbagliavano più a un certo punto, sto parlando della gara giocata al Pala Traguzzi, Vittorio Traguzzi sarebbe stato realmente orgoglioso di vedere tutti questi canestri. Per chi lo ha studiato, per chi conosce le gesta, Vittorio Traguzzi, messinese, che ha allenato anche la nazionale, che è stato allenatore anche della Viola Reggio Calabria, un autentico mito del basket italiano, per gli amanti insomma
del fattore enciclopedico, c'è anche un bel libro di Gaetano Gebbia che racconta proprio le metodologie di Vittorio Traguzzi, lo trovate nelle migliori edicole sportive e non solo. Siamo prontissimi, andiamo a vedere i due quintetti delle due squadre. Per quanto riguarda Basket School di Marco Ronconi Caronna, Peppe Lombardo e Maisano in quintetto, dall'altra parte Cerbischi, Samza, Busco, Manfre, Sidoti, minuto di raccoglimento. Di raccoglimento, noi lo dedichiamo a Pasquale Vazzana interamente, anche se non so se ce ne siano purtroppo altre brutte notizie da queste parti. Bello il 5 tra Domenico Latella, atleta della Vissa, e il suo ex compagno di squadra Yusuf Hamza, che è andato a salutare il suo compagno. Siamo prontissimi per la palla 2, al salto Yusuf, responsabilizzato da Pippo Sidoti contro Peppe Caronna, pronti a partire. Partiti, gara 2 di finale, il primo pallone è del Green con Nicolas Di Marco. Matias, Nicolas Di Marco, passa la palla a Ronconi, fine in fondo da due punti, primo canestro del Green, 0-2, vantaggio Palermo, vantaggio per la capolista di questa regular season. Può attaccare la Basket School di Messina. Primo possesso offensivo di questa partita per i ragazzi di Pippo Sidoti. Attacca Busco per Yusufo, può andare su. Sbaglia clamorosamente. Era tu per tu, lui e il canestro. Sbaglia un canestro facile. Forse un po' di emozione per il colore dall'altra parte. Ecco Lombardi in fattiva Manfre. Passa la palla a Ronconi, palla in posto. 3 secondi. Fischiate a Peppe Caronna. 9-18 sul cronometro. Sarà rimessa qui al Palamini, gara 2 di finale playoff, si sbraccia Marco Verde Rosa, è rimessa a Basket School, partiti. Attacca Nino Sidoti, passa la palla a Cerbischi, sul bomber, ora per Manfre, linea di fondo, si gioca un posto, allattato, c'è un contatto con Lombardo, c'è il fallo di Peppe Lombardo, saranno due tiri liberi per tutto il mestiere del numero 30 Federico Manfre. Ragazzo che è cresciuto anno dopo anno grazie al lavoro individuale. Il suo percorso giovanile è passato anche da Reggio Calabria sotto la guida del coach Pasquale Iracà. Adesso Federico Manfre vola in lunetta per due tiri liberi per pareggiare i conti. Realizza il primo Federico, 1-2, 9 minuti, 8 secondi sul cronometro, ancora in lunetta per pareggiare i conti. Fa 2-2 Federico Manfre, ex Costa d'Orlando, Vieste, ma non solo, un pupillo, ecco a Pippo Sidoti, si può ripartire, attacca Matias Di Marco, Ronconi blocco a Ricciolo, palla in posto per Peppe Lombardo, Peppe se lo gioca, un posto adattato, mette a sedere Cerbischi, l'arbitro dice, e fallo in attacco di Peppe Lombardo, non lo so, la vorrei rivedere, probabilmente ce la rivedremo, quello che so è pronto un cambio. Entra in campo il numero 34 Vucenovic, si va a accomodare in panchina proprio Peppe Lombardo, due pari qui dopo i due liberi di Manfre, i punti del pari per la Basket School che adesso attacca, c'è un fallo di Maisano su Yusuf Hamza, dovrebbe essere rimessa, è rimessa. Manfre alla rimessa, Sidoti fino in fondo, assist all'americano, lo sbaglia, Cerbischi da 3, c'è un contatto, 3 tiri liberi per Ivis Cerbischis, singolo Cisce Cerbischis, Andrea Lunetta per 3 tiri liberi.
pubblico delle grandissime occasioni. Io saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento questa sera, davvero numerosissimi, tre personali per il Lettone, il re dei marcatori del campionato, per lui esperienza pre-pandemica nel campionato di NCAA 1, campionato, massimo campionato universitario, scommessa vinta dalla dirigenza Basket School, assolutamente uno degli stranieri più impattanti degli ultimi anni visti a queste latitudini. Mano fatata e vantaggio 3-2. Realizza anche il secondo. Più due Basket School. Terzo tentativo per Scherbinskis. 3-3 con una mano mancina morbidissima e terribile da contenere. Si può ripartire. Di Marco per Caronna. Contro Yusuf, ancora Di Marco la tripla sul ferro, la palla si innalza ed esce. Lui non è un grande tiratore alla lunga. Fischi da parte del pubblico di Fede Basket School. 8-22 da giocare, può ripartire Messina con 3 punti di vantaggio. E Nino Sidoti che attacca. Sidoti per Federico Manfre. Esce dai blocchi e riceve il gatto. Giorgio Busco, blocco di Scherbinskis. Lo aggira Busco, assist per Yusuf. Capisce tutto Ronconi, molto bene. La rimessa sarà ancora per Basket School Messina. 8 minuti, 10 secondi a giocare. Busco alla rimessa. L'arbitro Fileni passa il pallone al giocatore biancorosso. Yusuf per Sidoti. Sidoti blocco al ricciolo di Busco. Non c'è l'assist, c'è l'arresto del canestro di Giorgio Busco. È partita molto, ma molto bene la formazione di Pippo Sidoti, che adesso difende. Di Marco per Maisano contro Manfre con le mani addosso. Caronna, Caronna prova il giro, tiro, canestro, con semplicità e dominio. Peppe Caronna, lo dicevamo prima, incontenibile e silenzioso. Il suo atteggiamento sornione può diventare davvero impattante. Vai a tutto Manfre, la recupera per un attimo a Maisano, poi Busco ci mette una pezza. Busco slalom per Nino Sidoti da tre, non va. Fatto bene a tirare, Yusuf la smanaccia, Maisano a campo aperto, la ruba, si vola in contropiede, subisce forse fallo, probabilmente no, dice l'arbitro, c'è l'errore clamoroso da sotto, non so se c'è stato un contatto, so soltanto che la palla è già arrivata a Raivis Scherbinskis che la perde clamorosamente, la palla finisce in out. 7 minuti, 8 secondi, fase in confusione tra le due squadre, è pronto un altro cambio, esordio in questa gara 2 per il numero 20, l'itolo argentino, ex Viola Reggio Calabria, Basketball Lamezia, Hernán Zindoni, ingaggiato dopo la semifinale vinta contro Svincolati Milazzo, formazione dove ha giocato tutto il campionato in questa stagione. L'anno scorso giocava invece a Lamezia sotto guida di coach Barilla. Di Marco per Maisano da 3, è corto, prova a combattere, la recupera Di Marco. Di Marco la tripla ancora, realizza! Super bomba del pari, ci pensa lui dall'Argentina. È l'alma di Di Marco che non perdona. 7 pari, 6-40 sul cronometro. Sidoti per Scherbinskis. Scherbinskis fino in fondo, c'è un contatto, forza troppo Scherbinskis, la recupera molto bene il Green. Di Marco, Di Marco autore della prima di qualche istante fa, circunnaviga l'area, si inventa un passaggio killer, Ronconi la tiene in campo, è un pasticcio, Carona ci mette una pezza, si gioca il post con un tiro clamorosamente brutto, la sbaglia, c'è già il contropiede con Giorgio Busco, solo contro tutti, fino in fondo, sbaglia, per la troppa fretta di andare solo contro la difesa avversaria, attaccano i verdi di Palermo, Caronna, sfiora il gioco da 3 punti, Peppe Caronna, Andrea Lunetta per 2 tiri liberi, 6 minuti, 6 secondi sul cronometro, è parità in questa gara 2 di playoff, tra Basket School Messina e Green Palermo, c'è il time out. Il primo in questa partita, chiamato se non sbaglio da coach Pippo Sidoti, sì, chiamato alla Basket School. Stefano, fase di studio, ma non troppo. Fase di studio, un pochettino di nervosismo, un po' di confusione, ma ci sta, anche perché sono i primi minuti della partita. In equilibrio, come ci si aspettava, partita dura, tosta, e speriamo continui così fino alla fine. Non so se è una strategia, ma
non ho capito ancora perché il nuovo atleta, il nuovo esterno Simaitis non è partito in quintetto, ma forse lo vedremo da qui a brevissimo. Secondo me sì, da qui a brevissimo entrerà in campo, anche perché ha le caratteristiche giuste anche per spaccare la partita, però vedremo un pochettino quello che succede, ecco. Grazie mille a Stefano Marisi qui accanto a noi. E dunque 7 pari, primo time out in questa sfida, equilibrio che regna sovrano, chiaramente importantissima la bomba di Di Marco che andava a pareggiare i conti dopo i 3 tiri liberi realizzati da Raivis Cherbiskis. È realmente un partitone come quelli che piacciono a noi, pubblico totalmente sold out, persone in piedi, sembra di vedere un basket anni 60-70 quando c'erano le partite all'aperto con tutte le persone attorno al campo. Sono queste le atmosfere di cui ha bisogno la pallacanestro. Si ritorna in campo, andiamo a riepilogare i quintetti, mentre Peppe Caronna vuole lunetta per 2 tiri liberi per il green. Confermato Maesano Ronconi, è entrato in campo Sindoni, Di Marco e Caronna. Dall'altra parte Sido, Di Busco, Manfre, Yusuf, Hamza e Cherbiskis. Il lunetta tra i fischi del Palamini, Caronna. Glaciale 8-7, ritorna in vantaggio la formazione del capoluogo, ancora in lunetta Peppe Caronna, ex giocatore della Costa d'Orlando di Peppe Condello. Realizza il secondo con il pallone che danza, neanche se fossimo in una dance hall peloritana. Si può ripartire, Nino Sidoti per Cherbiskis, 5.57 da giocare, finta di Cherbiskis, Nino Sidoti in palleggio, in percussione, step back, realizza Nino, 9 pari, equilibrio che regna sovrano al Palamini. Che super partita, c'è un contatto tra Ronconi e Busco, non sanzionato, non visto o non valutato. Dall'altra parte Maesano per Ronconi, si gioca il post basso, il campano, finta, doppia finta, dovrebbe passare il pallone, passi? No, 5 secondi con la palla in mano, fischio molto tecnico dell'arbitro Fileni, non tutti gli arbitri avrebbero fischiato un qualcosa di simile. E si può ripartire, 5.30 da giocare, attacca la formazione peloritana, Bruno Donia sopra la sua panchina che freme, anche perché la sua basket school non può più sbagliare. C'è un bel pick and roll, Yusuf vola a canestro, segna e subisce il fallo. Yusuf Hamza ritorna in vantaggio la formazione di Pippo Sidoti, 11-9, 5.15 da giocare. Siamo pronti per il tiro libero aggiuntivo. Nel frattempo è uscito Moltrasio ed è entrato Ruggero Elia con la canotta numero 16. Completa il gioco da 3 punti. Yusuf Hamza, più 3. Basket school. Attacca Di Marco la 3. Non va questa volta, si combatte a rimbalzo. La spunta, il green. Extra possesso per i verdi di Palermo. Di Marco, blocco di Caronna, c'è lo show, passaggio, finisce le mani di Ronconi, bello il palleggio in mezzo a 2, c'è il tiro, sbaglia la conclusione, Caronna asfalta tutti e realizza. Peppe Caronna è una sorta di Will Chamberlain a questi livelli, li prende tutti lui rimbalzi e poi domina. È come quando genitori attempati vanno a giocare al mini basket con i bambini, sembra un gigante in mezzo a giocatori più piccoli. Realmente un giocatore devastante fisicamente e mentalmente. Non ho mai capito cosa ci faccia nel campo del C-Gold, con tutto il rispetto per questa categoria. Attacca Manfre, adesso il tiro pulitissimo. Federico Manfre, l'uomo col cane, 14-11, 4.27 da giocare. Attacca il green, Ronconi, consegnato da Ruggero Elia. C'è il contatto e c'è il fallo. Tanta personalità per uno dei prodotti assoluti giovanili usciti dai vivai etnei, Ruggero Elia. L'anno scorso ho realizzato un'intervista tra i due rappresentanti, insomma, di questa esplosione del basket giovanile a Catania, ovvero lui e Gabriele Signorino, che di questi tempi gioca in Serie A2 all'Eurobasket Roma, contento di qualificazione alle finali Under 19 che si giocheranno a Ragusa. Attacca Ronconi, il battimento in diagonale per Ruggero Elia, ora per Hernan Sindoni con la moto, passaggio per Ronconi, la tripla,
non va, fallo a rimbalzo subito a Giorgio Busco, il fallo è di Ruggero Elia. Vantaggio Basket School 14-11. Saluti gli sportivi che ci seguono in collegamento, c'è anche il mio amico Yao l'illegale, ci vediamo domani caro Yao al secolo Jan de Fall. Si riparte, c'è già il bonus alzato, si riparte con due tiri liberi per Giorgio Busco, 4 minuti, 5 secondi a giocare al termine del primo tempo. Sbaglia il primo Giorgio Busco. Salutiamo anche il caro Alessandro Barba. Ancora in lunetta Giorgio Busco realizza 15 Basket School 11 Green Palermo, che insegue 4 punti da recuperare per i ragazzi di Marco Verderosa. Hernan Sindoni, blocco di Ronconi che cerca il post basso, la palla circola nelle mani di Caron, ancora nelle mani di Di Marco, volendo in Di Marco, ancora per Ronconi che riflette contro Manfre, è una gabbia la difesa di Pippo Sidoti. Sindoni in linea di fondo, c'è un contatto, Caron è infastidito, la recupera Basket School, scadono anche i 24 ma si può continuare. Cerbischis apre il fuoco, non va, sarebbe esploso il Palamini, 15-11, attacca il Green. Di Marco da tre col piazzato, un buon tiro, non va, polveri bagnate, ne sbagliati già due dopo la tripla realizzata, è lì ancora per Di Marco, Ronconi cercherebbe il pallone, Di Marco in palleggio, tanti palleggi per lui, step back, realizza un gran canestro allo scadere dei 24, non molla il Green, meno due, canestro sensazionale per Di Marco, attacca dall'altra parte Busco, la perde per un attimo, la rimessa sarà per Basket School Messina. Non è così d'accordo Ruggero Elia, che aveva pressato e tanto il giocatore avversario di riferimento, ovvero Giorgio Busco, e noi registriamo il secondo time out di questa partita, chiamato da Marco Verderosa. Iniziamo a vedere qualche fiamma, Stefano. Assolutamente sì, vedo che quando Palermo va un pochettino in difficoltà va sui due quinti fermi che sono sicuramente il playmaker Di Marco e Caron, letteralmente illegale credo per la categoria, e bene anche Messina, e stiamo vedendo del bel basket, tanta gente, bello vedere veramente il palazzetto pieno e speriamo che lo spettacolo continui davvero. Io ringrazio Steve, finalmente abbiamo trovato un commentatore che ha la classica cadenza di Lamezia Terme o di San Biase, non lo so. Sì. Grazie. Esattamente, sì, infatti molto. Scherzi a parte, domenica saremo a Lamezia per la prima di playoff tra Basketball Lamezia e Benevento, in bocca al lupo ai ragazzi Ciccio Barilla, ma ne parleremo, grazie mille Stefano, che ci darà una mano durante questa cronaca perché ce n'è bisogno, servono gli occhi di un playmaker per analizzare una sfida bella e incandescente come questa, con una vera e propria sfida a scacchi tra due allenatori sapienti che ne capiscono a pacchi, di due generazioni diverse ma realmente straordinari. Si può ripartire. Yusuf Hamza prova un tiro clamoroso, non prende neanche il ferro, non è NBA Jam, è gara 2 di finale. Yusuf, non puoi più sbagliare, dall'altra parte Elia contro tutti sbaglia, c'è il fallo, subisce fallo Ruggero Elia, 2:42 sul cronometro, 15-13 a favore dei locali della Basket School Messina. Saranno due tiri liberi per il giovane etneo Ruggero Elia. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento e segna il primo. Ha iniziato il campionato col CUS di Messina, di Catania, chiedo scusa. Ancora un tiro libero per Ruggero Elia. Fa 2-2 Ruggero. È pronto un cambio. Dagli Stati Uniti d'America c'è l'esordio in questa sfida per Adam Gotelli. Si va a accomodare in panchina Giorgio Busco, che ha speso già tanto, ha macinato abbastanza chilometri fino al momento. 2:38 da giocare, 15 pari, c'è un contatto, un fallo su Nino Sidoti. Non abbiamo visto ancora in campo il bombardiere
di Condera, ovvero Kevin Pandolfi. Ci auguriamo di poter vederlo quanto prima in scena. In tanti ricorderanno le sue performance sia a Fabriano che a Forio in gare decisive un po' come questa, alla Janus, anche lì c'era un pubblico pazzesco, Fabriano città di pallacanestro. In quell'occasione, se non ricordo male, c'erano più di 4.000 persone in occasione degli spareggi. Nel frattempo realizza il primo Sidoti, ritorna in vantaggio la formazione peloritana, 2.33 da giocare, fa 1-2 Nino Sidoti, si può ripartire, attacca Di Marco, suo lo step back bellissimo di qualche minuto fa, palla al green, Peppe Lombardo, attacca Palermo, rientrato Peppone, palla a Hernan Sidoti che la perde clamorosamente, ottimo lavoro di Federico Manfre, l'uomo invisibile, Botelli per Yusuf, potrebbe abusare, mamma mia, ma che schiacciata ha fatto, pazzesca schiacciata di Yusuf, lo dicevamo prima, non è in NBA Jam, forse si è sentito stimolato alla mia provocazione, mi ha risposto così, probabilmente lo devo insultare un po' di più, mamma mia che schiacciata pazzesca di Yusuf Hamza, il giocatore più intermittente che conosca, ma quando si accende diventa realmente pazzesco. Adesso recupera il rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Peppe Lombardo, una schiacciata, Scelbischi da tre, non va, la partita inizia a riscaldarsi, a mio avviso ne vedremo delle bellissime. Peppe Lombardo per Hernan Sindoni, c'è un contatto, fallo di Federico Manfre, si rinnova la sfida tra i due, 1:42 da giocare. Il bonus non dovrebbe essere ancora alzato dalla parte Basket School. Però era terzo tempo e dunque l'arbitro Fileni lo manda in lunetta per due tiri liberi. Chiedo scusa alla famiglia Pandolfi, non è Condere, è Sasperato. Purtroppo pecco con la geografia di Reggio Calabria. Caro William, ti saluto e ti abbraccio. 18-16, realizza ancora Hernan, 18-17, 1:42 da giocare, e l'abbiamo chiamato, ecco l'uomo disasperato, Kevin Pandolfi, canotta numero 13, classe 1995, tanti anni fa un video di Reggio a Canestro in chiave primordiale, andò a firmare un suo canestro da campo a campo allo scatolone, aveva 14 anni, tutto questo ci fa sentire un po' più vecchi. Si può ripartire, 18-17, Sidoti per Yusuf Hamza, passaggio per Alan Gotelli che cerca il pick and roll, no, pick and pop, tira da tre, non va, si indonna il rimbalzo per un attimo, la rimessa è del Green Palermo, l'ultimo tocco è del numero 13, Kevin Pandolfi, ho rivisto proprio ieri una sua schiacciata contro il nuovo pallacanestro Messina, dove praticamente è volato sulla testa di Budris, vedremo se anche questa sera ci regalerà le sue perle volanti. Attacca il green Hernan Sindoni dall'Argentina per Caronna, riflette, passa la palla a Ruggero Elia da tre, non va lo specialista, Sindoni la smanaccia, Elia non ci arriva, palla in out, palla persa dal green, vantaggio Basket School 18-17 per i ragazzi di Pippo Sidoti che adesso attaccano, primo pallone toccato a Kevin Pandolfi, Sidoti che poi sono pure stato io a Sasperato, ragazzi, la strada che sta della Modena, so anche dove sta Kevin, quindi chiedo umilmente scusa, è stato un lapsus clamoroso. Si può ripartire, fallo su Adam Gotelli, saranno due tiri liberi per Gotelli, 57 secondi a giocare, pronto un cambio per il Green Palermo, ritorna in campo Alessio Ronconi, si va a accomodare in panchina Ruggero Elia che ci ha provato a suon di triple, proverà a riscattarsi a mio avviso durante il match, il lunetta dall'America, anche lui ex NCAA, Gotelli, 19-17, fa 2-2 Adam Gotelli, più 3, nuovamente più 3 Basket School, attacca il green, Di Marco per Peppone, Lombardo, ribaltamento per Sindoni da tre, era un missile, non va, ma c'è sempre lui, Peppe Caronna, una sentenza, vivesse in un paese lo chiamerebbero Peppe Sentenza, 20-19, può ripartire Basket School,
Kevin Pandolfi e il suo movimento classico, c'è un contatto, fallo in attacco. Tanto mestiere, lo avrà visto tante volte nelle registrazioni Beppe Lombardo. Si posiziona e vola al suolo da manuale, fallo in attacco tutta la vita. L'esperienza di Beppe Lombardo, atleta che ha vissuto anni e anni e anni sulla cresta dell'onda nel basket che conta. E si può ripartire, ultimi 22 secondi. Attacca Di Marco. Di Marco contro Gotelli, 16 secondi adesso, gioca col cronometro il quintetto di Marco Verderosa. Di Marco continua col suo gioco in palleggio, ribaltamento in diagonale per Ronconi da 3, non va, la recupera Nino Sidoti, passaggio per Scerbischi, si deve tirare allo scadere, palla sul ferro, comunque non sarebbe stato valido. Dunque va in archivio un primo periodo super intenso, primo periodo di studio, primo periodo dove le due squadre hanno duellato ad armi pari, a mio avviso più Basket School che Green Palermo, ma chiaramente è lunga, è lunghissima e ci sarà da sudare. Fa veramente caldo qui, anche perché continuano ad arrivare le persone, sembra di stare a Taormina ad agosto. Anche perché stiamo realizzando una sorta di spot turistico per tutta la Sicilia all'interno di questo campionato che unisce Calabria e Sicilia e che finalmente andrà a regalare una promozione diretta in Serie B, con la speranza che con la riforma dei campionati non ci tolgano quanto di buono conquistato, perché insomma penso che i dirigenti federali, cioè i presidenti federali Paolo Surace e Cristina Correnti rispettivamente di Calabria e di Sicilia, abbiamo sudato realmente tanto per riuscire a strappare questo piccolo grande traguardo della promozione diretta. Stefano Marisi accanto a me, che poi interpelleremo, cioè una volta per andare in B dovevi fare bei chilometri e bei spareggi. Assolutamente sì, non per ultimo mi ricordo cosa abbiamo fatto a Lamezia, abbiamo dovuto fare uno spareggio partita secca a Taranto, in quel di Taranto, per poi ritornare dopo una settimana e giocarci altre due partite. Quindi una grande bella occasione, salire direttamente in B e avere una squadra in B sul territorio che sia così importante è una bella cosa, davvero, davvero. Assolutamente, assolutamente. Stefano è stato uno di quei gladiatori che portò Lamezia in Serie B, poi insomma ricordare un po' tutti come finì una stagione purtroppo nata male da una complicatissima situazione legata al palazzetto dello sport, è continuata ancora peggio con una cervellotica formula che andò a inserire Lamezia nel girone con Marche, Puglia e non so quali altre regioni sperdute del centro Italia. E insomma, purtroppo arrivò la brutta notizia, va dato atto che la dirigenza della Medina non ha mai mollato la presa, è ripartita con coraggio e onestà intellettuale e adesso si ritrova nuovamente al playoff per riconquistare la Serie B dopo un'annata realmente da favola sportiva vera e propria. Tira da due punti di Scherbischis, non va. Semigancio di Yusuf, non va. 20-19, è ripartito il secondo periodo della finalissima gara 2 di playoff. Peppone da 3, Peppone da 3, super bomba del Green, è sorpasso 20-22, non perdona il condottiero dei Verdi di Palermo. È pronto un cambio, è pronto a entrare Alberto Mazzullo per Pippo Sidoti. Gotelli, passa la palla a Raivis, Scherbischis, si gioca l'uno contro uno, 6 secondi per andare al tiro. Gotelli deve inventarsi qualcosa, 3-2-1, bomba, non va. Yusuf svetta per un attimo, la strappa Hernan Sindoni, 9:05, il Green ha preso il controllo della partita, seppur minimo. Peppone da 3, no, questa volta si avvicina, riflette, movimento manuale, lo sbaglia. Si era bevuto Yusuf Hamza con un giro in palleggio. Dall'altra parte, a campo aperto, sbaglia clamorosamente Nino Sidoti. La recupera il neo entrato Simaidis, che la perde. Non si capisce più niente, ragazzi, non si capisce più niente. La recupera Kevin Pandolfi. Errori da una parte e dall'altra. Dopo l'errore da sotto di Nino Sidoti, Yusuf per Sidoti ancora. Sidoti un po' in palla, la perde nuovamente. Sidoti, passaggio per Yusuf! Ma cosa ha fatto? 22 pari, se l'è portato a casa. La domanda è questa: ma ci sono i canestri di riserva al Palamiglia? Mamma mia, che schiacciata!
modello Shaquille O'Neal. Dall'altra parte Peppone da tre è corto, prende il ferro, sporca le sue percentuali, 22 pari, che partitone amici sportivi. Nino Sidoti per Kevin Pandolfi, la K da Reggio Calabria, passa la palla in posto, sporcata, finisce sul piede di un avversario con precisione. Alessio Ronconi è pronto, un cambio come accennavamo poc'anzi, entra in campo Mazzullo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento da ogni parte di Calabria e Sicilia, ma non solo. Bomba, non va, la bomba di Giorgio Busco che era appena entrato. 7.46 al termine del secondo periodo, attacca Di Marco per Tsimaitis, l'ultimo ingaggio sul mercato del green, lo avevamo chiamato prima, abbiamo parlato anche con Stefano Marisi qui accanto a noi. Arresto e tiro di Ronconi che rimanda in vantaggio in green, arresto e tiro al post alto da manuale per un giocatore che ha vinto questa tipologia di tornei, ha fatto anche la Serie B con svariate squadre sul territorio campano, lo ricordo con piacere al cuore Basket Napoli, allora allenato da Ciccio Ponticello. Attacca Raivis, Cerbischi, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, Mazzullo, Mazzullo si gioca il post da manuale, sbaglia clamorosamente, si combatte a rimbalzo, la strappa Peppone, poi Tsimaitis, ora Ronconi, può spingere il green, Di Marco, c'è un contatto, il fallo abbastanza evidente al limite del fallo antisportivo di Cerbischi, vola al suolo Di Marco che se la ride e sfida con gli occhi l'avversario e anche l'arbitro. Sinceramente ne vedremo delle belle da qui alla fine, è la gara infinita, è la gara tutta da vivere, è la gara di finale, la gara dove il green può chiuderla e volare in Serie B e ritornare in Serie B dalla porta principale, è la gara dove invece Basket School non può più sbagliare. Attenzione ai cambi, ritorna in campo il Will Chamberlain di questa categoria, al secolo il numero 27 Peppe Caronna. Attenzione al quintettone messo in campo da Marco Verderosa, Di Marco Lombardo, Tsimaitis, Ronconi e Caronna, probabilmente il quintetto base. Lombardo in diagonale, ci mette una mano Cotelli, la recupera per un attimo, Caronna in ogni dova, gliela strappa Kevin Pandolfi con la magata, può spingere Busco, Busco esce Cerbischi che si è visto poco fino al momento, tira da due, sbaglia, ma subisce il fallo. Saranno due tiri liberi che saranno propizi eventualmente in caso di realizzazione per pareggiare i conti. 6 minuti 37 da giocare, 22-24 a favore del green di Palermo, il quintetto Basket School. Solo per rivlogare, Pippo Sidoti manda in campo Gotelli, Busco, Pandolfi, Mazzullo e Cerbischi che sbaglia clamorosamente il primo. Lui ha delle percentuali solitamente straordinarie. Ancora il lunetta, il numero 7 dalla Lettonia, Raiz Cerbischi. Sbaglia anche il secondo e non è da lui. La tensione si taglia col coltello, tant'è che Pippo Sidoti rimanderà in campo la sagacia tattica di Federico Manfred. Caronna per Di Marco da tre, non va, la recupera per un attimo Ronconi, poi definitivamente Di Marco, passaggio per Ronconi, Ronconi cade per terra, c'è un contatto, il fallo di Kevin Pandolfi. Sarà rimessa green. È entrato, come detto, Federico Manfred, va a richiedere Cerbischi che fino al momento è stato contenuto abbastanza dalla difesa di Marco Verderosa, che a mio avviso si sarà andato pure a guardare il tape della gara vinta dalla Visa al Pala Botteghelle, quando Leo Ortensi e Stefano Laganà riuscirono a ingabbiarlo. Attacca Di Marco, Di Marco per Caronna da due, efficacissimo Peppe Sentenza, 22-26, 6 minuti da giocare,
attacca Basket School, Giorgio Busco, per Gotelli, blocco di Mazzullo, Gotelli in diagonale per Kevin, da tre, Pandolfi, non perdona! Il chitarrista! Quanto mi era mancata la chitarra, disesperato! 25 a 26, 5 a 42 da giocare, attacca il Green, Ronconi, c'è un contatto con Gotelli, Ronconi in palleggio, c'è un contatto, palla fuori, l'ultimo tocco di Alberto Mazzullo. La rimessa Green, Ronconi reclama un fallo subito, anche perché probabilmente c'è stato un tocco sul braccio di Alessio Ronconi, non sanzionato, e fa bene a protestare in questa occasione. È rimessa con Ronconi alla battuta. E pone Lombardo, va su, colpa buona di Kevin, mamma mia, ma dove è arrivato? Al secondo piano, 25-26, ha preso l'ascensore Pandolfi, ragazzi, 5-18 da giocare, Gotelli fino in fondo, da due punti facile, facile, ritorna in vantaggio, con la forza della difesa e con la forza di un Kevin Pandolfi incandescente, ha cambiato volto alla partita dei peloritani. Ronconi, Ronconi in palleggio per Peppone Lombardo, la pivot aggiunto, è entrato Jacopo Bruno, Sindoli da tre, non va, la recupera Giorgio Busco, il gatto fino in fondo con personalità, c'è il fallo, fallo normale, non antisportivo, decide così l'arbitro. 27-26, ragazzi, ho una voglia matta di andare a rivedere la stoppata di Kevin Pandolfi, anche perché è volato su altissimo, non vedevo una stoppata dal vivo di questo genere dei tempi di Ashley Hamilton, atleta visto alla Viola Reggio Calabria un decennio fa, che da qualche settimana ha firmato in Canada. Ai tempi arrivavano americani in Serie A2 del calibro di Mike James, che successivamente ha firmato in NBA e oggi è una stella dell'Euroleague. 4:47 da giocare in lunetta, Giorgio Busco segna il primo, 28-26, 4:42 sul cronometro, Busco in lunetta per il secondo tentativo, realizza il gatto, 29-26, 4:45 da giocare, Jacopo Bruno per Alessio Ronconi, uno spot clamoroso per la pallacanestro questa sera, Peppe Lombardo, finta doppia finta, scarico in diagonale, Jacopo Bruno in percussione, scarico per Ronconi, fa saltare l'avversario, arresto tiro manuale, realizza Alessio Ronconi, 29-28, 4:22 da giocare, attacca Basket School, attacca Messina, Kevin Pandolfi riflette, passa la palla a Gotelli, Gotelli per Manfreda, 3 dall'angolo, non va, la recupera Jacopo Bruno, è entrato da qualche istante il playmaker visto anche in Puglia e nelle Marche, per lui in passato anche ovviamente nella sua Palermo. Caronna, realizza Peppe Caronna, ragazzi, meraviglioso, Peppe sentenza, altri due punti, 29-30, 3:43 da giocare, attacca Manfredi, battamento per Busco e nuovamente vantaggio per la solidissima Basket School, per la solidissima Green, chiedo scusa, errore Basket School con Mazzullo, l'uomo mascherato che non riesce a far canestro dal mezzangolo, 3:29 sul cronometro, Jacopo Bruno in palleggio, serve Peppone Lombardo da 3, realizza Peppone Lombardo da 3, è la seconda tripla e c'è il time out chiaramente chiamato da coach Pippo Sidoti, mini break del Green Palermo. Insomma, è tutto bello, tutto bellissimo. Assolutamente sì, Palermo ha mischiato un attimino le carte, gli ultimi due minuti si è messa a zona e ha premiato perché Messina ha sbagliato da fuori, ha trovato questi canestri con Lombardo che inizialmente ha avuto problemi di falle, adesso sta facendo vedere di che pasta è fatto. Da sottolineare le due schiacciate anche di Yusuf, ha fatto delle schiacciate clamorose, tutto molto bello, partita in equilibrio da ambo le parti e
veramente mi ripeterò, ma spero che lo spettacolo continui così fino alla fine, ecco. Ovviamente c'è la costante Peppe Caron che non fa più notizia perché sta veramente dominando. Quale può essere la chiave aggiunta di questa sfida a tuo avviso? Ma, la chiave aggiunta, diciamo che ce ne sarebbero, ci sono troppe incognite. Vediamo anche Ronconi che sta facendo il suo, canestri importanti dall'altra parte, Kevin Pandolfi, il playmaker Sidoti, tutti possono dare il loro supporto. Attenzione agli strappi, perché è una partita secondo me che sarà fatta di strappi, e chi sarà in grado di stare incollato punto a punto secondo me è importante, ecco. Sì, 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 assolutamente. E allora, torniamo in diretta. 29 a 33. Un saluto a tutti gli sportivi. Questa sera siete veramente tantissimi. Io non posso stare dietro a tutti i vostri commenti. Spero vada tutto bene. Chiaramente tifiamo per la pallacanestro e vogliamo sia una grande e bellissima partita. Questo è quello che vi possiamo dire. Speriamo di commentarla nel modo più equo possibile, per quello che riusciamo a commentare per le nostre competenze. Attacca Busco, fallo. Fallo di Hernán Zindoni, che non è così d'accordo sul fischio arbitrale. 29-33. Sarà rimessa Basket School Messina. Salutiamo Ale che tifa il green da Rimini. Salutiamo Joe che ha preferito Real, ha preferito noi al Real Manchester City, ma quello è uno sport minore, caro Joe. Si può ripartire. Passaggio sporcato da Alessio Ronconi. Parentesi, Alessio Ronconi fino al momento sta giocando una partita stellare, tutta tecnica, ottime scelte di tiro, l'arresto e tiro dal post, mi sta veramente impressionando. C'è un cambio regia per Marco Verderosa, fuori Jacopo Bruno, dentro Mattias Di Marco. 3 minuti a giocare, siamo un po' indietro col nostro tabellone, lo sistemiamo tra qualche secondo. Busco per Pandolfi, parte il palleggio Pandolfi da 2, vola ma sbaglia, la recupera immediatamente il green che si vuole in contropiede. Ronconi, va dentro Ronconi, sfiora il gioco da 3 punti Alessio Ronconi. Ne parlavo poco fa, forse sono stato un buon profeta. Io saluto Mirko, cioè Mirko sulla mia lunghezza d'onda sta dicendo: Caronna, sei un dio, stai dominando. Sì, Mirko, hai perfettamente ragione, è realmente un giocatore impressionante. Attenzione al cambio, perché artiglieria pesante per Pippo Sidoti, perché entra in scena Raivis Scherbiskis. Fuori Pandolfi, che ha provato a dare un po' di verba questa sfida, per lui una bomba e una bellissima stoppata, entrambe molto 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 spettacolari. Tiri liberi per Alessio Ronconi, sbaglia il primo. Sarà importantissimo essere lucidi anche dalla lunetta. Realizza, cresce il mini massimo vantaggio del Green Palermo. 29-34, 2:44 da giocare. Attacca Basket School, Manfre per Adam Gotelli, blocco di Mazzullo, Gotelli lo prende tutto, circunnaviga l'area, passa la palla a Giorgio Busco, scarico per Mazzullo da 2 punti, tutto bene per Basket School che riesce finalmente a reagire. 31-34, spezzato il dominio della formazione di Palermo, che adesso subisce fallo. Fallo di Busco su Mattias Di Marco. Attacca Zindoni, passa la palla a Di Marco. Blocco di Peppone Lombardo, il capitano. Ribaltamento in diagonale di Ronconi. Era Hernán Zindoni da 3, fortissimo, non prende nulla. A rimbalzo c'è Raivis Scherbiskis. Passa la palla a Giorgio Busco, 2 minuti, 6 secondi a giocare. Dall'altra parte è prontissimo l'uomo invisibile, Federico Manfre, testo di premio. Haitem Fatallah. 33-34, la gara ritorna sui binari dell'equilibrio.
fallo di Peppe Lombardo, fallo nell'attacco. Non è d'accordo assolutamente il 14 del Green, è il terzo fallo per Peppe Lombardo, è pronto un doppio cambio per Marco Verderosa, ritorno in scena Vucenovic col numero 34 e il numero 10 Vittorio Moltrasio, atleta che era partito nello starting five iniziale di Marco Verderosa. 1.52 da giocare al termine del secondo periodo, 33-34, attacca il Basket School. Gotelli, blocco di Cerbischis, si è visto pochissimo al tiro Cerbischis. Gotelli cerca il tiro, lo sbaglia, la recupera adesso Ronconi. Ronconi in palleggio, apertura per Di Marco, un pallone prezioso per il Green che adesso attacca, sportellate tra Mazzulla e Carona che se la va a prendere, di là a due, realizza ancora One Man Show Peppe Carona, 33-36. Che giocato Rone, ragazzi, fatelo vedere, ragazzi del mini basket. Nel frattempo attacca Federico Manfreda a 3 e perdona, Federico è tornato in città, 36 pari, 1-6 da giocare. Basket School non perdona, si gioca sul filo dell'equilibrio. Moltrasio, Vittorio fino in fondo, scarico difficile, riesce Vucenovic per Di Marco, arresto filo da 2, realizza ancora Matias Di Marco, 38-36, vantaggio Green. Peppe Carona sembrerebbe un po' stanco, arriva dopo degli altri, ma quando prende la palla in attacco diventa una sentenza micidiale. Questa volta forza Federico Manfre, la recupera il Green, velocissimo Di Marco che macina chilometri, arresto e tiro da 3, realizza dall'Argentina Di Marco, spezza le gambe agli avversari, 36-40, non a 41 dunque, non era una tripla, era un long two, secondo il tavolo e secondo ovviamente gli arbitri. Gioca col cronometro Basket School per quest'ultimo possesso di secondo periodo, 8 secondi, Busco, c'è un contatto, un fallo, fallo di Vucenovic, 6 secondi. Saluto il mio amico Giorgio lo giudice, saluto Mirko, Alessandro, Nunzio, Giovanni, Giuseppe, mamma quanti siete questa sera, Annalisa, Marina, eccetera eccetera eccetera, ci scrivono ma Caronna è legale, ma sinceramente no ragazzi, sinceramente no, è totalmente illegale, cioè, lo vorrei vedere subito in Serie B, con queste leggi del mercato del cambio d'alloggio al domani, ci sarebbe il rischio di ritrovarlo in Serie B anche da domani. 36-41, quindi era una tripla, c'è stata una correzione, la bomba di Di Marco era una bomba vera e propria, avevamo visto bene, è stato corretto il punteggio, quindi noi seguiamo ovviamente il tabellone e nel frattempo c'è il tiro libero di Busco. 37-41, sono 6 secondi scarsi sul tabellone del Palamini di Messina, nel frattempo sbaglia il secondo Busco, 5 secondi adesso, 4 Di Marco, il servo buzzer beater Di Marco, fallo, fallo clamoroso di Mazzullo con un secondo sul cronometro. 37-41, pronto un cambio, Marco Verderosa rimanda in campo Elia, è un fallo anche abbastanza ingenuo del Basket School, anche perché andrà a monetizzare Matias Di Marco. Per gli amanti delle curiosità, qualcuno ricorderà il Palafantozzi di Capo d'Orlando, dopo ogni tiro libero realizzato partiva la musichetta di Super Mario con il gettone che veniva inserito, in questo caso arriva il 37-42. Sbaglia il secondo Di Marco, servirebbe un tiro da campo a campo, ci trova Cotelli. Tabellone canestro! Tabellone canestro, l'arbitro che dice! L'arbitro che dice! Vediamo! Vediamo, vediamo che dice! È il canestro dell'anno! Vediamo, è giusto? È valido o non è valido? I fratelli Fileni vanno a confabulare. Pippo Sidoti in campo. Paolo e Matteo vanno a confabulare, gli arbitri. Vediamo cosa decidono, cari amici sportivi. Cotelli ha realizzato il canestro dell'anno da campo a campo al termine del secondo quarto, che potrebbe essere decisivo nell'economia di questa sfida. Vediamo cosa decidono, vediamo cosa decidono.
forse chiede l'aiuto del tavolo. Ma che sapete, qui meglio di Jerry Scott. Non è buono, non è buono. L'ira del Basket School. Questa la rivedremo, questa la rivedremo. È un canestro, è il seguente, la seguente decisione che crea nervosismo anche tra il pubblico. Noi chiaramente siamo in posizione privilegiata, ma quante ne stanno succedendo questa sera, che partitone, amici sportivi, questa ce la riguardiamo. Un canestro pazzesco di Adam Gotelli da campo a campo, mancava un minuto, mancava un secondo. Notaio, buonasera al notaio, ma era buono o non era buono? Lo riguardiamo assieme, che dici? Sì, lo riguardiamo assieme, lo riguardiamo, sì. Assieme, come se giocasse la Leandre. Non si, aspetta, non lo riesco, vabbè, lo vedremo dopo. Comunque poco importa, la partita è ancora lunga, è una bellissima partita. Cioè, allora, dimmi. Tu sai e sei consapevole della mia imparzialità, ne abbiamo parlato tante volte. Però secondo me un canestro, che in questo caso c'è il dubbio, non convalidato, potrebbe caricarvi per la seconda parte di gara. Sicuramente, ma voglio dire, ci avrebbe dato una spinta di entusiasmo, ma in ogni caso ci darà la giusta carica. La partita è difficile, siamo in partita nonostante non stiamo segnando da fuori, e c'è un buon impatto da parte di diversi elementi, meno forse oggi di Scherbinskis, che non è entrato completamente in partita, si è riposato un po', speriamo che si accenda nel secondo tempo perché è importante. Però non basta lui, serve tutta la squadra e speriamo anche nell'aiuto del pubblico. L'ho detto in cronaca, non è perché siamo davanti, ho ringraziato la Basket School perché non tutti avrebbero detto sì alla mia diretta, anche perché c'è Carmelo che stimiamo tutti e rispettiamo perché è un'istituzione da queste parti e non solo, quindi io vi ringrazio e quello che posso dire è una sintesi bellissima della partita straordinaria di pallacanestro. Assolutamente, per noi è un piacere, un onore averti, ci dai anche più visibilità, ci mancherebbe altro se giusto tu non avessi avuto il diritto di fare qui la telecronaca. Speriamo di continuare a avere una bella partita. Palermo è una squadra molto forte, stasera Di Marco è veramente incontenibile, però penso che con uno sforzo ce la possiamo giocare fino alla fine e tirare almeno la serie fino a gara 3. Sarebbe un bel regalo per Messina. Io conosco la tua sportività, volevo un commento per un giocatore che come lui nel suo ruolo, guardandoci intorno, non ce n'erano da tanti anni, sto parlando di Peppe Caron. Caronna non è un giocatore di questa categoria, devo dire, non avendo affrontato il green per tutto l'anno, non si sono visti giocatori neanche lontanamente paragonabili a lui. È un pivot vecchio stampo, è una montagna ma anche alla mano morbida, quindi diciamo un giocatore perlomeno di serie B. Speriamo di riuscire a contenerlo meglio che in gara 1. Noi siamo qui in una postazione bella alta, tu sei in panchina accanto ai due ragazzi, che ne pensi della stoppata di Kevin Pandolfi? Penso che hai materiale per fare di nuovo la top 10, no, spettacolare veramente, spero di rivederlo in campo perché i minuti che ha giocato veramente ha dato tanto, e vediamo cosa succede in questo secondo tempo. Clemente, in bocca al lupo per questa gara 2. Grazie mille per l'ospitalità, poi ci rivedremo a fine partita, grazie per essere qui accanto a noi. Grazie a te, ci vediamo dopo. Grazie mille a Clemente Mazzù, dirigente della Basket School Messina, vecchia conoscenza dei parchi di Calabria, ha vinto anche un paio di scudetti di CSI con la Leandre, qui c'è anche Giovanni Rulo che è il condottiero di quella squadra che firma un bis clamoroso nel basket marchiato CSI. L'abbiamo detto prima, ma lo confermiamo. Se serviva la propaganda, come canta Fabri Fibra di questi tempi, è una bella propaganda. Assolutamente sì. Tanta gente, gran bella partita. Palermo è stata brava, che ha fatto un piccolo strappo. Mi aspetto una reazione da parte di Messina. E sinceramente anche da Scherbinskis, che in questo momento è stato limitato molto bene dalla difesa di Palermo. Ecco. Ingabbiato un po' come avete fatto voi della Vis, lo possiamo dire. Il merito è tutto di Mimmo Latella, che credo che abbia fatto l'unica partita difensiva dell'anno della sua vita. Il bomber. No, scherziamo Domi, scherziamo. Che tanto è qua sotto, l'ho appena visto. Sì, però... sì, Domenico io lo seguo da quando era bambino, da quando partiva a Gioia Tauro per venire a Reggio Calabria alla Viola, insomma. Gli si può dire tutto, ma sicuramente non è... Non ho spesso difensivo, ha una mano però pazzesca, come non ce ne sono a queste latitudini. Grazie mille Stefano, che io disturberò durante questa cronaca.
e insomma è tutto bellissimo, è tutto straordinario. Io dopo aver disturbato Clemente Mazzù siamo prontissimi per ritornare. Lorenzo Affuso, Green Palermo, è una partita bellissima, straordinaria, uno spot clamoroso per questa pallacanestro. Partita davvero, davvero emozionante, come l'è stata l'altronde gara 1, equilibrata da due squadre che, come abbiamo detto, si sono rincorse per tutta la stagione a distanza, due rette parallele che destinate a collidere, e l'hanno fatto anche qui fino adesso. Finale di primo tempo insomma abbastanza concitato, ci sono tutti i niente per una grandissima finale, e grazie a Reggio Canestro per raccontarla. Mi chiedono se Caron è legale. Caron è illegale in diversi stati, sicuramente questo sì, però dobbiamo chiederlo a lui se in altri stati. Grazie mille Lorenzo, buona partita, anche perché qui sta per cominciare. Io ringrazio la voce del Green Palermo, Lorenzo Affuso, che è venuto a trovarci, ma non c'è più tempo purtroppo, siamo prontissimi. Moltrasio, Caron, Ronconi, Di Marco, Hernan Sindoni per il Green, dall'altra parte è rientrato in campo Yusuf Hamza. Uno Cerbischi si incaccia di riscatto e stoppa Caron. L'arbitro dice fallo. Tifosi 12 di Mena davanti alla sua macchina. Ne parlavo prima con Clemente Mazzù, col notaio. Secondo me il canestro non convalidato ad Alan Gotelli potrà servire come carica per la formazione di casa. Ne sono quasi sicuro, conoscendo le squadre di Pippo Sidoti. Saluto tutti gli sportivi in collegamento, che siete veramente tantissimi. Il Lunetta, Peppe Caronna. Il primo 37-43, 9-43 da giocare. Peppe Caronna e Lunetta, a 2 su 2. 37-44, si imbola il Green, è il massimo vantaggio per la formazione che ha chiuso in vetta la stagione. Dopo l'orologio, bomba di Manfred, non perdona Federico Manfred, da tre punti. Basket School c'è, 40-44, Basket School prova a riprenderla, attacca Di Marco, passaggio per Ronconi, Ronconi contro Manfred, blocco di Caron, Ronconi fa saltare Cerbischi, da due, ancora due punti. Che partitone ragazzi per Alessio Ronconi, sta giocando la gara perfetta. Tutta mentalità, tutta sagacia tattica, si può ripartire. Sidoti cerca il blocco, lo circunnaviga, passaggio per Yusuf che non se l'aspettava, la perde, eccolo ancora lui, il numero 19 Ronconi, assist per Sindoni, funziona il Green. 40-48, 8-40 a giocare, a termine del terzo quarto, è il momento più difficile per il Basket School. Nino Sidoti passa la palla a Busco per Cerbischis, linea di fondo, c'è un contatto, passaggio alle ortiche, la recupera l'argentino Di Marco, passaggio creativo, Moltrasio da tre, non perdona! Bomba fondamentale del Green, è massimo vantaggio, più 11, 40-51, 8-13 da giocare, terzo tempo spezzato per Sidoti al limite dei passi, alla fine la palla finisce fuori. Momento di estrema difficoltà per il Basket School. Pippo Sidoti dovrà inventarsi qualcosa di alternativo. 40-51. Attacca il Green. Di Marco per Moltrasio. Ancora per Ronconi. Il battamento per Di Marco. Sindoni da tre. Realizza! Hernan Sindoni dall'Argentina. Marco Verderosa in campo, consapevole dell'importanza e del peso specifico di questa bomba che spezza in due la partita. È il momento del break. 40-54. Tema chiamato ovviamente da Pippo Sidoti. Adesso si fa durissima il Basket School. Si fa dura e, come si dice nel gergo, è come un incontro di boxe.
Messina pronti via in questi primi due minuti, poco più di due minuti, ha preso due cazzate in faccia e si deve riprendere, perché Palermo bravissimo. Sono stato un pessimo profeta, pensavo che dopo il canestro non convalidato per Gotelli Messina rientrasse col coltello tra i denti, non è stato così. Mi auguro che adesso coach Sidoti si inventi qualcosa per rigirare un pochettino l'inerzia, che in questo momento è tutta dalla parte di Palermo. Assolutamente, vedremo se vivremo da qui alla fine una gara equilibrata o se si è già spezzata definitivamente grazie alla maestria del Green, che a 17 minuti e 51 dal termine della partita intravede l'obiettivo comeback in Serie B. 7.51 a giocare, attacca Basket School. Busco per Cervinskis, fallo di Mazzullo, no, fallo di Ronconi, fallo di Alessio Ronconi sul blocco, forse subito a Mazzullo. Sarà rimessa per Busco, deve scuotersi il quintetto dell'esperto Pippo Sidoti, proprio con lui si è visto poco Cervinskis, ingabbiato da Ronconi, la vera arma difensiva. Di Marco per Moltrasio, ora per Ronconi, ancora lui, giocata al limite dei passi sull'arresto, recupera Di Marco, scarico per Moltrasio da tre, ancora Moltrasio, l'uomo che non ti aspetti, è una mitragliatrice questa Green Palermo, 9 punti in un amen, 2 di Moltrasio, 1 di Sindoni, la Green sembra realmente KO. Chiedo scusa, la Green sembra aver mandato KO la Basket School. Più 17, partita spezzata in due, completamente in 3 minuti, in soli 3 minuti. Raivis Cervinskis vuole lunetta per due tiri liberi anche per ritrovare confidenza col canestro. Sbaglia il primo, l'ha visto veramente pochissimo il canestro questa sera Cervinskis, la più brutta partita probabilmente da quando veste la canotta dei peloritani. Irriconoscibile Cervinskis, realizza il secondo, 41-57, manca un'eternità. Attacca Palermo, Ronconi sbaglia un tiro all'apparenza comodo dal post alto. Attacca Basket School, Cervinskis da tre, c'è un contatto, sfiora il gioco da 4 punti Raivis Cervinskis. 6 minuti 54 secondi, Di Marco non è d'accordo col fischio arbitrale, saranno 3 tiri liberi. Mamma mia Moltrasio cosa ha fatto, e sono contentissimo quel ragazzo così giovane salga in cattedra in una partita così importante e pesante anche dal punto di vista strettamente psicologico. I giovani ci sono, bisogna farli giocare, bisogna mandarli in campo anche in partite come questa, partita dove ci si gioca tutto. Cervinskis lunetta, segna il primo, inizia a riscaldare la mano, nel frattempo Marco Verderosa rimanda sul cubo dei cambi con 3 falli sul groppone l'esperienza di Peppe Lombardo. 43-57, questa volta fa 3 su 3 Cervinskis, come se avesse realizzato una tripla. Basket School prova a rincuzzare il gap. Si può ripartire, attacca il Green. Di Marco impostato, va la sporcata all'ottimo lavoro del gatto Giorgio Busco con la giocata difensiva. Busco in palleggio, in percussione, cerca ritmo, Di Marco lo controlla, Cervinskis finta, non tira, prova un giro, tira, realizza, è entrato il ritmo Raivis Cervinskis. La Basket School prova a rimontarla, è già sul meno 11, Simaitis sul cubo dei cambi per i verdi di Palermo. Di Marco per Sindoni, Hernan Sindoni per Di Marco, prova la tripla, non va Matias, la recupera la terra, Giorgio Busco, l'uomo della svolta difensiva per i ragazzi di Messina. Gotelli da tre, realizza l'americano! E timeout chiaramente chiamato da Marco Verderosa. La Basket School prova a caricarsi
è già sotto la doppia cifra di svantaggio. Mai dare nulla per scontato, è una gara pazzesca. Ok, per chi non segue la pallacanestro, più 17, terzo quarto, tutti a casa, ma quando mai, Stefano? Assolutamente no, le partite non sono mai finite. Bene Messina, una bella reazione, e adesso vediamo un po' quello che succede, anche perché se questo è l'inizio del terzo quarto, vediamo cosa succede nel quarto poi. Assolutamente, Scherbiskis non gliene va bene una, le sta provando tutte anche in altri modi a questo punto, si avvicina al canestro, ha capito che qualcosa non va nella sua indole realizzativa, però si vuole sbloccare. Sì, poi ho visto che Messina si è messa a zona, sta cercando un pochettino di cambiare un pochettino le carte, vediamo adesso Palermo dopo il time out come rientrerà in campo. Però bene, bene, abbiamo ancora una partita, Messina deve rimanere attaccata a Palermo per giocarsela fino in fondo. Ringrazio Stefano Marisi qui al commento qui accanto a me per la pazienza e per tutti questi super accorgimenti. E ritorno in campo il Green, come dicevamo, rientrando in campo Sima Ibis, accanto a lui Di Marco, Peppone Lombardo, Peppe Caronna ed Herman Sindoni. Dall'altra parte il Green prova a caricare tutto il pubblico presente, Giorgio Busco alza le mani al cielo, fa lo stesso il capitano Scimoni alla panchina. I partiti in quintetto Basket School, Rotelli Busco, Mazzullo, Cervischis e Federico Manfred. Attacca il Green, Lombardo, Di Marco, Simaitis, Simaitis in posto per Lombardo, poi per Di Marco da tre, Lombardo la recupera a Rotelli, l'inerzia sta radicalmente cambiando. Busco per Cervischis, Cervischis contro Peppone Lombardo, si rinnova la sfida. Federico Manfreccio, un contatto evidente, cerca il gioco da tre punti, non ci riesce, ma Andrea Lunetta per due giri di liberi. Federico Manfre, anche lui molto difficile da marcare, giocatore atipico, dentro fuori, con tantissime situazioni adattate proprio per sfruttare la sua atipicità. Adesso vuole Lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo Federico. 49-57, 8 punti separano le due squadre in questa finalissima, realizza il 50° punto Basket School. Attacca Di Marco, palla per Sindoni, difesa zona 2-3 per l'esperto Pippo Sidoti, c'è il fallo di Federico Manfred che non è assolutamente d'accordo col fischio arbitrale, protesta a gran voce, vedremo se ci sono estremi per un fallo tecnico. No, l'arbitro lo sta praticamente avvertendo a distanza, gli ha detto Manfred alla prossima sarà tecnico, e questo che riesco a capire da qui su. Noi siamo in una posizione privilegiata anche perché sotto c'è realmente l'apocalisse, c'è un pubblico clamoroso e festante, si alza anche Francesco Palatina alla panchina Basket School. Simaitis con contatto, il fallo, rimangono a terra Mazzullo e Simaitis, nulla di grave, partita al momento con tantissimo fair play tra le due squadre, anche in ricordo e nell'onore di Haitham Fadalla, giocatore al quale è dedicato questo campionato, e permettetemi anche del buon Pasquale Vazzana che ci segue da lassù, un abbraccio a Pasquale. Attacca il Green, Sindoni per Simaitis, per Sindoni prova la bomba, sbaglia, la bomba sputata, clamorosamente al ferro, sfortunatissimo Hernan. Dall'altra parte Manfred in percussione, scarico per Mazzullo, palleggia, schiva la soffata di Caronna, ma subisce fallo, il fallo di Peppe Caronna. Caronna non è assolutamente d'accordo col fischio arbitrale, anche questa da rivedere assolutamente. Va a chiarire la sua situazione Caronna, va a dare il 5 all'avversario, ma non mi sembra assolutamente consapevole di aver commesso fallo. La sintesi invece che Lunetta volerà l'ex cestistica torrenovese Alberto Mazzullo, il giocatore mascherato. Cinque minuti scarsi al termine del terzo periodo, gara apertissima, il Lunetta Alberto Mazzullo sbaglia il primo. Bisogna mantenere la giusta concentrazione, liberi, evitare errori da una parte e dall'altra. Vai anche il secondo Mazzullo, 50-57,
attacca il green, attacca la capolista, cima Ibis da 3, bomba, uno specialista, non riesce a far canestro, 4.47 a giocare, Busco a campo aperto, la partita è ufficialmente riaperta, 5-2, 5-7, Green dilapida un vantaggio che era volato in più 17, Busco, la recupera ancora il gatto, finger roll, fino in fondo, 54esimo punto per i Sidoti Boys, 54-57, attacca il Green, prima Itis, bomba ancora sul ferro, 0 su 2 un amen, la recupera Federico Manfred, il Palamini è una bolgia, è rientrata nel range del sorpasso, la formazione prioritana Scherbinskis non c'è, questa sera non è nelle sue corde far canestro, fallo al limite del fallo antisportivo perché lo ha tirato a terra, l'arbitro non è della mia stessa visione, fallo normale sanzionato a Giorgio Busco, è pronto un cambio, ritorna in campo Nino Sidoti e c'è un cambio, da quando è uscito lui qualcosa è cambiato nell'economia della sfida e fa bene Marco Verderosa a rimandarlo in campo, Alessio Ronconi la vera chiave del match, con lui era arrivato l'allungo grazie alle bombe di Moltrasio e Sindoni, attacca il green, Lombardo per Di Marco, ancora per Sindoni, Hernani per Di Marco, ancora per Ronconi, palleggio di Ronconi, Di Marco, palla in posta, Peppe Calonna si è visto poco il posto terzo quarto, ribaltamento intelligente per Peppone, Sindoni da tre, non va, si combatte rimbalzo, Peppe Calonna segna e subisce il fallo, reclama calma Peppe Calonna, lo dice al suo pubblico e lo dice alla sua panchina, vuole dominare il dominabile, 54-59, il gigante di Palermo realizza e subisce il fallo, non si scuote più di tanto, col suo fare seratico e vuole lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Realizza Peppe Calonna, parte da lui la nuova scossa marchiata green, attacca a Basket School Sidoti, passa la palla a Gotelli, blocco di Mazzullo, Gotelli fino a dentro, passaggio per Manfreda 3, bella la stilistica, sbaglia la conclusione, la recupera Mattias Di Marco, può spingere il green, Di Marco in diagonale, Manfreda recupera, c'è il fallo, fallo praticamente di ostruzione per usare un gergo calcistico di Alessio Ronconi, non viene sanzionato l'antisportivo, anche perché a mio avviso l'arbitro sta valutando il fatto che è stato tutto in un attimo, una sorta di autoscontro, come se stessimo parlando di un Luna Park. È antisportivo? Ha fischiato antisportivo? Mi sembra di no. Mi sembra un fallo normale, sì. Nel frattempo vuole arrivare il coach Marco Verderosa mandando in campo Vittorio Moltrasio. Uscirà proprio Alessio Ronconi, vediamo che fallo è. Per Alessio Ronconi, quello che so è che Federico Manfred è già pronto ai tiri liberi. Saluto tutti voi che ci state seguendo in collegamento sulla fanpage di Reggio Canestro, un abbraccio a tutti voi che state seguendo questa super diretta. Vi ringrazio Nunzio. Allora, Peppe Calonna è il gigante di Monreale, cioè, penso sia molto meglio di Peppe Sentenza, che era un po' più rude come street name, insomma. Due tiri liberi importantissimi per Federico Manfred, non è fallo antisportivo, ci siamo, siete veramente tantissimi questa sera, un grande abbraccio a tutti voi, solamente tiri liberi per Federico Manfred. Caro Alessandro, spero di poter venire a Bagnara in gara 1, anche perché come ben sai mia moglie è di lì, è sempre un gran bene venire a Bagnara, anzi, visto che stiamo anche sponsorizzando posti bellissimi come Taormina, anche in Calabria abbiamo dei posti meravigliosi, non ci facciamo mancare nulla, quindi caro Alessandro, con piacere, qualora fosse possibile,
ci vedremo quanto prima a Bagnara o al palazzetto di Archi, che non è un ben vedere, però è bello lo stesso, insomma, dai. Se poi un giorno lo intesteranno al mio amico Nuccio Geri, sarà ancora meglio, su questo non c'è dubbio. Nel frattempo 54-60, vantaggio green, c'è una fase di stasi, c'è un confabulare tra i due arbitri, il tavolo, l'arbitro Fileni Senior va a chiamare a raccolta i due allenatori, Marco Verderosa e Pippo Sidoti, probabilmente per dare delle informazioni sulla pizzeria dove andare a mangiare tutti insieme questa sera. No, sto scherzando ovviamente. Però forse ci siamo, forse è un chiarimento su qualche giocata. Ogni tanto sdrammatizzo anche per tagliare un po' di tensione, perché questa è veramente una finale con la F maiuscola, ragazzi. Si può ripartire, 3 minuti e 2 secondi, non sono tiri liberi, è rimessa. Il bonus è dalla prossima, perché vedo la palettina alzata. Gotelli per Nino Sidoti. Sidoti circonnaviga l'area, tira a 2, era un buon tentativo, lo sbaglia. Non riesce l'avvicinamento del Basket School, che ha speso tanto. Attacca il green Di Marco, passaggio per Peppe Lombardo, il capitano. Ora per Moltrasio, la carta in più di questa sera, bomba ancora, corto, non prende nulla, sporca le sue percentuali, si prende la sgridata di Peppe Caronna. 2 minuti e 26 da giocare, attacca a Basket School, Gotelli da 3 all'americano, e più americano, ragazzi! Un bombardamento che neanche ai tempi di George Bush Jr. 57-60, 2-12 da giocare, attacca il green Di Marco, l'argentino, il battamento complicatissimo, Sidoti è presente, prende la botta, una botta in testa, non fischiano gli arbitri, Scherbinski salta l'avversario, vola, appoggia, realizza, Raivis Scherbinski, -1, 59-60, Giorgio Busco si trasforma in capo tifoso. Moltrasio, passa la palla a Peppe Lombardo, per Mattias Di Marco, fischio, 3 secondi di Peppe Caronna, 3 secondi, non vedevo un fischio di 3 secondi da quando andavo alle scuole medie e mi sono laureato nel 2005. 59-60, 1 minuto e 39 da giocare, attacca il Basket School. Nino Sidoti esce dai blocchi e riceve ad Angotelli, ancora per Sidoti, palleggia, circunnaviga l'area, passa la palla per Federico Manfre, fino in fondo, tira in faccia a Caronna, la sbaglia, la recupera Jacopo Bruno, bacina a chilometri il palermitano, passa la palla a Moltrasio, Moltrasio scarica il peppone, finta, tiro da 3, non va, fallo in attacco di Peppe Caronna probabilmente, se non ho visto male, dovrebbe essere così. Sì, fallo contro Peppe Caronna, che protesta con la sua classica tranquillità. È rimasto a terra Alberto Mazzullo nel frattempo, sfortunato lungo di casa Basket School. A proposito di binari, a proposito di treni, a proposito di equilibristi, per gli amanti del punteggio, siamo tornati in equilibrio come l'uomo del circo sul filo. 59-60, solo un punto separa le due squadre. Applausi per Alberto Mazzullo, speriamo non sia nulla di grave, perché questa partita non può perdere un gladiatore come lui, che si va a accomodare, spero per lui, temporaneamente in panchina. Entra l'effervescenza, neanche stessimo parlando di un'aspirina o di un BVC, di Kevin Pandolfi. 59-60, 1 minuto e 13 da giocare al termine del terzo periodo, un terzo periodo camaleontico dove il Green Palermo è volato avanti sul più 17 grazie alle bombe di Vittorio Moltrasio, 2 di Hernan Sindoni, 1 è un gioco di squadra importante. Dopodiché Basket School, subito il colpo, si è rimboccato le maniche e da grande squadra lavoratrice ha iniziato a giocare una gran bella pallacanestro efficacissima. Dopo il fallo subito da Alberto Mazzullo, vuole lunetta il giocatore che è entrato al suo posto, ovvero da Reggio Calabria, il numero 13, classe 1995, Kevin Pandolfi. Sbaglia il primo. Tanta tensione
anche per una mano morbidissima come la sua. Ancora in lunetta Kevin Pandolfi. Realizza Kevin Pandolfi. Parità 60 pari. Un minuto 8 secondi da giocare. Attacca il green. Aspetta Lombardo per Jacopo Bruno. Bruno per Moltrasio. Moltrasio slalom, c'è contatto, un catch. Un fallo in difesa. Sanzionato contro Kevin Pandolfi, contro la Basket School. Quando abbiamo superato l'ultimo giro di lancette in questo terzo periodo. Saluto e abbraccio il mio amico Peter Bazzana che ci segue da Londra. Un grande abbraccio a te, caro Pietro. Mi raccomando l'aliscafo umano, mi raccomando, è importante per noi. 60 pari, 59 secondi a giocare, Moltrasio e Lunetta, vai al primo. Il pallone pesa molti più grammi del solito. È una finale, una gara verissima questa volta. Moltrasio realizza, fa 1 su 2, 60-61, 58 secondi al termine del terzo periodo. Nino Cidoti, Cidoti, Cerbischi, c'è il fallo. Fallo di Hernan Zindone, numero 20, che ha provato a fermare Raivis Cerbiskis, che vuole la lunetta anche lui. A conti fatti, il poter realizzare un libero in più degli avversari potrebbe diventare clamorosamente importante da una parte e dall'altra, in casa Green e in casa Basket School. Attenzione al cambio, fuori Sindoni, entra il three pointer da Catania, Ruggero Elia. In lunetta Raivis Cerbiskis segna il primo. Parità, ancora una volta parità, 61 pari, 51 secondi sul cronometro. Fa anche il secondo Cerbiskis, 62-61. Jacopo Bruno per Moltrasio, passaggio del petto Lombardo, ancora per Jacopo Bruno. Bruno in palleggio per Moltrasio, palla in posto per Peppe Caronna, ribattendo anche del petto Lombardo da 3, non va. Fortuna la conclusione per Lombardo, si muove lì, palla fuori, la rimessa è per Messina, decide così l'arbitro. Parole tra Elia e Sidoti, un po' di nervosismo, al momento se ne è visto pochissimo tra le due squadre. Ultimi 30 secondi, almeno due possessi. Finalissima dei playoff, gara 2, il Green cerca la partita decisiva in questo primo match point per firmare il comeback in Serie B. Basket School vuole rinviare la pratica a gara 3 al Palamangano domenica, in caso di pareggio dei conti, in caso di vittoria. Attaccano i peloritani, bomba di Gotelli, realizza Adam Gotelli, una tripla pazzesca. Dall'altra parte Jacopo Bruno per Caronna, semigancio, subisce fallo a un secondo e sei, così come accadde nel secondo quarto. Io non oso immaginare se il Basket School dovesse perdere di due punti, ragazzi, non oso immaginare cosa possa succedere, non lo voglio pensare, anche perché andremo a riaprire corsi e rigorsi storici, modello di Ingarret nel 1993. Per gli amanti del basket nero arancio, della storia della viola, Reggio Calabria. Nel frattempo sbaglia il primo Peppe Caronna, 65-61, un secondo e 6 sul tabellone. Ultimo tiro Pandolfi, alza la parabola, non va. Ci ha provato Kevin, questa volta non va il buzzer beater per la formazione peloritana. Insomma, Stefano, è una partita realmente spettacolare. Per fortuna abbiamo ancora una partita e sinceramente ci aspettavamo una reazione di Messina, che c'è stata, e sono veramente due belle squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Una partita totalmente in equilibrio, che c'è stato il primo strappo di Palermo all'inizio del terzo quarto che avrebbe steso chiunque. Messina è stata brava a riprendere la partita,
Devo dire sinceramente e anche egoisticamente, sono molto contento di avere ancora una partita viva nell'ultimo quarto, punto a punto, distanza di 3 punti. L'unica cosa forse che si potrebbe rammaricare sono i tiri liberi sbagliati da Messina in questo terzo quarto, però fa parte di tutta questa bellissima finale. Tu lo hai fatto capire prima, insomma, che una partita di finale vissuta punto a punto è sicuramente molto più godibile anche per chi ci segue di una gara con un più 20, più 25, eccetera, eccetera. A mio avviso, anche in caso di strappi significativi, in questo quarto potrà succedere realmente di tutto. Assolutamente sì, mi auguro di avere una partita fino all'ultimo tirata, non per i deboli di cuore, come si dice nel gergo. Parlassimo di calcio, ci vorrebbe la melina, il catenaccio, eccetera, eccetera. Per andare ai rigori. Esattamente, ecco. Grazie mille Stefano. E chissà se sarà overtime, chissà, noi siamo qui. Penso che il fattore energetico ci sia, sperando che la mia voce non ci abbandoni, altrimenti le immagini parleranno da sole. Siamo pronti per il quarto periodo, ultimi 10 minuti di questa sfida, Palamini di Messina, Basket School contro il Green di Palermo, Messina alla rimessa in quintetto con Kevin Pandolfi, Nino Sidoti, Alberto Mazzullo che è rientrato, Raivis Cerbischis e Adam Gotelli, che realmente mi sta impressionando per grinta e voglia di vincere. Dall'altra parte il Green Palermo schiera Di Marco, Moltrasio, Lombardo, Caronna e Alessio Ronconi. Attacca Kevin Pandolfi, palla in post, lontano dal post per Cerbischis, ora per Sidoti, ancora Raivis Cerbischis, l'impronunciabile nome di Cerbischis, passa la palla a Sidoti, la recupera Caronna dopo l'errore dell'avversario. 65-62, 9-34 da giocare. Attacca Peppe Lombardo per Moltrasio, palla in posto Peppe Caronna, Moltrasio, ribaltamento per Di Marco, ora per Ronconi, fino in fondo Di Marco per Peppone, Lombardo in diagonale, difficilissimo, Ronconi un miracolo da terra per Di Marco, lo scade dei 24, non va, ci ha provato in ogni modo il Green, non va a buon fine la sua tripla, circolazione di palla molto molto rocambolesca e alla fine la conclusione che non prende l'argentino. Ottima difesa per il Basket School che adesso attacca con 3 punti di vantaggio. Cerbischis per Nino Sidoti, Sidoti in palleggio, arresto e tiro, non va, la recupera Mattias Di Marco, Di Marco in palleggio contro Gotelli, Di Marco, il battimento per Moltrasio, ancora per Mattias Di Marco, impostato per Ronconi, Peppe Caronna tallonato, ma la recupera la spazzatura, c'è il fallo su Caronna, ho una stoppata, dice l'arbitro, da qui su sinceramente avrei visto un fallo, ma forse ho visto male. 8:36 da giocare, 65-62, sarà rimessa per il Basket School, chiedo scusa, rimessa per il Green Palermo, è pronto sul cubo dei cambi Hernan Sindoni, Ronconi alla battuta, qua Ciavellone, assistant coach. Nel frattempo qui Stefano, c'è un sacco di estimatori, ti saluta Flavio Paternò che dice che sei una delle migliori persone che lui abbia mai conosciuto nella pallacanestro. Ringrazio Flavio, gli faccio i complimenti per la promozione che hanno fatto con la Serie D domenica scorsa. E come dico io, pioggia di like. Assolutamente, si gioca. Caronna, quella due sbaglia, la recupera Mazzullo. 65-62. Cerbischi, Spernino Sidoti, Adam Gotelli per Mazzullo nel traffico, Di Marco, Ronconi slalom, bravissimo Alessio Ronconi, la tiene in campo, la gara è più viva che mai, 8:10 da giocare, Di Marco in post per Hernan Sindoni, Caronna segna e subisce il fallo, spettacolo, Peppe Caronna, ancora lui. Qualora ci fosse una dicitura di totem su Wikipedia, io ci metterei la faccia di Peppe Caronna, bella grande, è realmente uno spettacolo vederla giocare. Io andrò a prendere tutti i ragazzi
facendo un censimento tra Calabria e Sicilia, più alti del 2005, e li porterei a casa Caronna per imparare i suoi fondamentali, anche se non hanno mai giocato a pallacanestro. In lunetta Peppe Caronna realizza, è parità, end one, completa il gioco da tre punti. Ennesima partita straordinaria di Peppe Caronna, prova a rispondere, presente il basket school, fallo, passi, non è fallo, è passi di Adam Gotelli. Sono sincero, non me ne sono proprio accorto. 7.54 da giocare. Rimessa green, Ronconi per Mattias De Marco. Oltrasio per Ronconi. Caronna! Si porta il canestro a casa! Mamma che giocatore, ragazzi! Sembra di ricordare il sottoscritto quando giocava a casa col canestrino, quello piccolo, per farvi capire, con le dovute ovviamente differenze di scala. Si può ripartire, Busco, Busco in slalom fino a dentro, tira da due, realizza Giorgio Busco, parità, canestro, tutta materia grigia per Giorgio Busco, partita complicatissima da decodificare e realmente bellissima. Oltrasio, Ronconi, Di Marco, Mattias Di Marco perde il pallone dopo il passaggio verso Ronconi, Gotelli, c'è un contatto, un fallo, con mestiere se lo va a prendere Gotelli, Di Marco protesta chiedendo spiegazioni a distanza all'arbitro, saranno due tiri liberi per Adam Gotelli. Tutta Monreale ai piedi di Peppe Caronna, mi dice coach Flavio. Eh sì, sinceramente sì. Ci scrive Gianluca, ma come? Avevo lasciato tutto sul più 17. Gianluca, qui non puoi scappare, devi rimanere incollato. Qui ne succedono di tutti i colori. Ritorna in vantaggio Basket School, fa 2 su 2 Gotelli. 69 a 67. Che partita clamorosa, amici sportivi. Uno spot clamorosamente bello per la pallacanestro. Attacca il green, Caronna. Il battimento in diagonale per Sindoni, la tripa di Hernan è corta. Caronna ancora, lui! Ancora, indescrivibile, ragazzi. La reincarnazione siciliana di Will Chamberlain. Peppe Caronna, 69 pari. 6 minuti e 20 a giocare. Attacca Federico Manfre, perde il pallone, la rimessa, dice l'arbitro, per il Basket School. Manfre vorrebbe il fallo, la rimessa vista da qui era totalmente per il green, quindi decidiamoci, se c'è il fallo è per Manfre, se c'è il fuori è per il green. Secondo me, in sintesi, poi magari mi sbaglierò, poi magari l'arbitro ha fatti molti più corsi di aggiornamento del sottoscritto, che fa fatica anche a fare quelli di giornalista. Attacca Federico Manfre, scarico per Scherbischis da tre, non va, rimbalzo l'attacco di Mazzullo, passa la palla a Gotelli, ci mette una mano Moltrasio che si immola col tuffo, clamoroso tuffo olimpionico di Vittorio Moltrasio, la salva, pazzesco, recupera il pallone proprio lui, fino in fondo, scarico per Di Marco da tre, subisce il fallo, sfiora il gioco da 4, modello Sasha Danilovic, Mattias Di Marco che andrà in lunetta per 3 tiri liberi. Ma ragazzi, che tuffo ha fatto Moltrasio, facciamoli giocare sti ragazzi, pazzesca intensità per la canotta numero 10 del Green Palermo. Adesso saranno 3 tiri liberi per Di Marco. Sbaglia il primo. Realizza il secondo Mattias, ritorna in vantaggio il green. Il libro realizzato da Di Marco, è pronto sul cubo dei cambi. Il capitano, il condottiero del green, Peppe Lombardo, realizza, fa 2 su 3. Mattias Di Marco si accomoda in panchina Hernan Sindoni e ritorna in campo il cuore e l'anima del progetto green da tanti e tanti anni.
Palermitano ormai l'adozione Peppe Lombardo. Bisogna asciugare il pallone, fa tanto caldo qui a Messina. 69 Basket School che insegue 71 Green Palermo che difende. Ritorna sul cubo dei cambi dopo un attimo Hernan Sindoni. Attacca Giorgio Busco col ball handling, un finger roll, il tiro, non prende nulla, Manfreda la spazzatura, sbaglia, rimbalzo di Carona, solidissimo, come sempre, Ronconi in transizione, passaggio in diagonale, fermo il traccio da tre, senza paura, sbaglia, perché c'è Carona che prende pure questo, sbaglia, lo recupera, la risegna, one man show, Peppe Carona, che giocatore ragazzi, attacca a Basket School, 4 punti da recuperare, c'è da sudare, c'è la bomba di Federico Manfre, non va, palla sputata dal ferro, 69-73, ultimi 5 minuti in questa sfida, attacca il Green, Ronconi col palleggio elegante, l'arresto e tiro a manuale, canestro, sensazionale di Alessio Ronconi, c'è il time out, chiamato a Pippo Fidoti, il gigante di Monreale, Peppe Carona, chiama raccolta il pubblico di Fede Green Palermo, 69-75. Come diceva Corrado, per quelli che hanno la mia età e se lo ricordano, e non finisce qui. No, non finisce qui assolutamente. Brava Palermo. Mi raccomando Messina, non mollare. Parlo per tutti quelli che sono qui, che stanno vedendo sia qui al palazzetto che da casa la partita. Ma tu vuoi l'overtime a questo punto? Assolutamente. Anche sì. Perché non tifi per nessuno, io lo so, ne abbiamo parlato prima. Sì, assolutamente sì, io voglio l'overtime, così stiamo qui ancora un pochettino tutti insieme, ecco. Anche se c'è chi dovrebbe prendere il traghetto, quindi io c'ho il direttore Saccaga un po' nervoso, lo sai, ha un'età. No, speriamo che adesso Messina si riprenda un pochettino da questo ulteriore allungo da parte di Palermo, che sinceramente con Carona là sotto fa quello che vuole. Ronconi messo da numero 4 per affrontare la zona di Messina, bella mossa da parte di Verderosa. Assolutamente. Ringrazio Stefano Marisi qui accanto a me, 69-75. Sono 6 i punti di vantaggio e sinceramente sono un non nulla. Vedremo come uscirà dal time out il quintetto di Pippo Sidoti, abile nel caricare i suoi. Pippo Sidoti che ha scritto la storia del basket anche a Palermo da giocatore. Attacca Cotelli. Cotelli slalom, tira, sbaglia. Il rimbalzo di Mattias Di Marco. 4:40 da giocare, Moltrasio per Di Marco. Scarico intelligente per Sindoni. Si gioca la penetrazione, passa ancora la palla a Di Marco, per Lombardo per Moltrasio. Oltrasio, uno contro uno, ancora per Di Marco, volendo per Di Marco, contro Servischis, al limite dei passi, no, poi sono passi realmente. Difesa chirurgica, cinica e spietata per Raimis Servischis. 4:22 da giocare, 69 Basket School, 75 Green Palermo. Sono 6 i punti da giocare per la formazione di Messina che adesso attacca. Manfre, c'è un contatto, passaggio per Mazzullo, ancora per Giorgio Busco, in diagonale per Cotelli, Cotelli fa stare l'avversario, restituito da 2, realizza ancora Cotelli, è il migliore dei suoi in chiave complessiva, anche perché ha la testa sulla partita. Federico Manfre parlotta col suo allenatore, con Pippo Sidoti, 71-75, ultimi 4 minuti, fischi per il Green di Palermo. Di Marco, blocco di Carona, non c'è il pick and roll, c'è il passaggio alto-basso con Carona che cerca un tap fino al canestro che non si concretizza, la palla finisce in out, ma c'è una deviazione, la rimessa sarà per il Green di Palermo. 71-75, 3:49 da giocare, cambio Green, ritorna in campo Alessio Ronconi, fuori Moltrasio. Pronta la rimessa di Hernan Sindoni, 71-75, Hernan alla battuta,
Italo argentino, passa la palla a Peppe Lombardo, ora per Di Marco e pone Simbolo a Giorgio Busco, palla in out, ci ha provato l'anticipo il gatto, la palla finisce in out, sarà ancora rimessa per i green di Marco Verderosa, che sta sudando la sua polo, che da verde chiaro è diventata verde scuro. Si riparte, attacca Di Marco, ha una mano per Sindoni, Sindoni col bollente, in linea di fondo, pericolosissimo, palla sotto le gambe di Manfre, c'è un tocco, la recuperata Federico Manfre, si è rinnovata la sfida tra due prodotti giovanili della Viola Reggio Calabria, passati entrambi dal pianeta Viola. 71-75, 3 minuti, 37 secondi a giocare, l'attenzione, si taglia col coltello e non si può più sbagliare. Giorgio Busco in quintetto con Manfre, Scherbischis, Mazzullo e Gotelli. Attacca Manfre, fino in fondo. Prova il tiro, un gran canestro. Layup, come lo chiamano gli americani. 73-75. 3 minuti e 17 sul cronometro. Attacca Matias Di Marco. Soli due punti, separano le due squadre. Di Marco in palleggio, c'è lo show di Mazzullo. Lombardo per Ronconi. Fischio, ancora 3 secondi. È la seconda volta in questa sfida, ancora una volta 3 secondi del Peppe Caronna che deve stare attento. Io prima avevo scherzato sui 3 secondi, avevo ironizzato sul fischio dei modelli, fischio vintage. Non si vedevano i 3 secondi da quando camminavo per la città indossando le Reebok Pump o le Fila Grant Hill, in realtà sono tornati di moda. 3 minuti, 6 secondi a giocare, 73-75, attacca Giorgio Busco, è una finale pazzesca amici sportivi. Gotelli per Scherbischis, c'è lo sciopero, un attimo la sta recuperando Ronconi, Busco, ribaltamento per Gotelli, finta e va dentro, scarico per Scherbischis, intelligente, fallo evidente su Scherbischis, che avrà l'opportunità di pareggiare i conti. 2 minuti e 51 a giocare, c'è discrepanza col nostro tabellone. Ci scrive Settimo, che saluto, e ci dice: ma quest'arbitro ha 70 anni, i 3 secondi non si fissano da 20 anni. Scusami Settimo, ma complimenti per il tuo posto, ti stai regalando veramente attimi di grandissima gioia e felicità, anche perché pensavo di essere il solo a non vedere i 3 secondi da quando ero bambino. Tira Scherbischis, sta segnando il primo. Sia chiaro, i 3 secondi esistono e vengono sanzionati, però effettivamente è diventato negli anni un fischio un po' demodé. Fa 2 su 2 Scherbischis, 75 pari, 2.50 da giocare, allineiamo il nostro tabellone, attacca Peppe Caronna, 2.37 adesso con la bomba di Lombardo che non va, ma c'è sempre lui Peppe Caronna, sbaglia la conclusione, c'è un rimbalzo utilissimo di Ronconi per Moltrasio, fa saltare l'avversario, stoppato Caronna, il re di Monreale, 75-77, Scherbischis da 3, Scherbischis da 3, ma dove eri finito Raibis? Il nostro amico imperatore avrebbe detto era ora. 78-77, Peppe Caronna contro Mazzullo. Ronconi passa la palla a Di Marco, tripla pazzesca, non va, vorrebbe il fallo Matias, non c'è, palla in out, 1 minuto 54 più 1 Basket School, si alza il coro, Basket School, Basket School, da tutto il pubblico di Fede Veloritana, è una cornice di pubblico incandescente e pazzesca. Stefano, cioè, io non ti chiamerò più perché una partita bella così non la ritroveremo mai più per i prossimi 20 anni, cioè è quello il problema. Una bellissima partita, fa piacere, o sto notando adesso anche tanti bambini presenti nonostante l'ora, domani magari non vanno neanche a scuola visto che premiati da questa bellissima partita. Sì, ma poi andateci che è importante, che poi i bambini che guardano questa partita gli rimarrà impressa nella mente, magari andranno, diventeranno arbitri, dirigenti, giocatori, è questo che dobbiamo capire, a parte il risultato del campo, quello potrebbe essere anche secondario. Assolutamente sì, è il movimento, fa bene al movimento vedere così tanti bambini presenti,
bellissima partita, il pubblico si sta scaldando, godiamoci questi ultimi due minuti, davvero a mozzafiato. Oh, sto diventando saggio, sono diventato papà, insomma, ormai parlo di bambini, di movimento, non parlo più di schiacciato. Sempre bene. Eh sì. Ringrazio come sempre il mio amico Steve, qui accanto a noi, il playmaker della Vista, Reggio Calabria, 78-77. Ovviamente prima parlavamo della tua storia lì, hanno scritto un po' di nomi, i tuoi compagni di squadra. Io ho visto una foto pazzesca che ha messo la tua compagna con un Marco Caprari con tantissimi capelli. Assolutamente sì, e salutiamo Boom Boom che magari in questo momento, chissà, magari è collegato, sta vedendo la partita. Un grande abbraccio caro Boom Boom, grandissima gloria anche della Viola Reggio Calabria. È stato anche il capitano della Viola, Boom Boom Caprari, una mano fatata come ne abbiamo viste pochissime nella storia della pallacanestro. Attacca Messina, Cotelli per Mazzullo, riflette, passa la palla a Busco, 4 secondi, tiro di Busco, corto sul ferro, la recupera Nicolas Di Marco, il palleggio, 1:26 da giocare, che discrepanza col nostro tabellone. Di Marco, 1:19 adesso, Caronna, perfetto Lombardo, sconfitto, ancora 3 secondi amici, ancora 3 secondi, clamoroso! Il presidente Massimino del Catania Calcio avrebbe detto clamoroso al Cibal. No, non era quello, vabbè, non ci fa niente. Saluto tutti gli sportivi in collegamento, sono ritornati in modo di 3 secondi, 1:11 da giocare, attacca il Basket School, Cherbiskis, Persidoti, Federico Manfre contro Peppe Lombardo, difende bene Peppe, il tiro non va, ottima difesa del capitano, ottima difesa di Peppe Lombardo, non finisce qui, tutto da giocare in finale, 53 secondi sul cronometro, Di Marco, il playmaker del Green contro Mazzullo, c'è il mismatch, Sindoni per Di Marco, finta la tripla, Di Marco, viene in palleggio, Stebet, non va, si combatte rimbalzo, Busco sulla testa di Caronna, 33 secondi a giocare, un punto di vantaggio Basket School, un punto di vantaggio Messina, si alza il coro Basket School, Cherbiskis la vuole chiudere lui probabilmente, Cherbiskis arresto, tiro, realizza, più 3, time out per il Green, 16 secondi a giocare, canestro fondamentale, si alza anche Fabio Vita con le mani al cielo, piano Fabio, che è un'età, piano Fabio, 80-77. Lo dicevamo prima, tu hai giocato con tantissimi tiratori, prima parlavamo di Marco Caprari, quando è il canestro del sangue puoi fare pietà tutta la partita, ma quando conta ti hanno il pallone la metti dentro. Canestro clamoroso davvero, ha preso, voleva prendersi questo tiro perché ha preso la palla centralmente, palleggia questo tiro, quello che volevamo, 16 secondi sotto di 3, palla Palermo, mi aspetto una rimessa per un tiro da 3 punti o di Peppe Lombardo o di Di Marco stesso, e ci aspettiamo delle grandi polemiche sui 3 secondi, sul canestro del secondo quarto, assolutamente sì, eccetera, ne vedremo delle belle. Grazie mille Stefano, e finale, ultimissime battute, 16 secondi sul cronometro, 80 Basket School Messina, 77 Green Palermo. Saluto il mio amico Joe, Boom Boom. A proposito di Boom Boom, saluto anche Nunzio. Ritorna in campo il Basket School. Gotelli, Mazzullo, Cherbiskis, Manfre. E Busco, Mazzullo, Cherbiskis, Gotelli e Manfre, sì. Dall'altra parte torna in campo il Green. Il Green Palermo a caccia del punto, del pari, la tripla, oppure andare dentro e fare un canestro rapido. Vediamo cosa inventerà il team di coach Marco Verderosa. Non entra in campo lo specialista Simaitis, ingaggiato per questo playoff. In campo Di Marco, Caronna, Sindoni, Ronconi e Petro Lombardo. Il capitano Caronna, 14 secondi adesso, Sindoni con la tripla. Sindoni! Erman! 80 pari! Erman Sindoni! Dall'altra parte, Giorgio Busco, già dall'altra parte, prova il tiro, subisce fallo Giorgio Busco. Mancano 4 secondi e mezzo. Mancano 4 secondi e mezzo.
sono due tiri liberi secondo me. Io provo a sistemare nel frattempo il nostro tabellone. Caronna dice non sono due tiri, dovrebbe essere rimessa. So soltanto che mancano 4 secondi e mezzo. Anche Marco Verderosa, due tiri, sono due tiri per il Basket School. 4 secondi e mezzo, sono due tiri. Questa ce la riguardiamo sicuro. Sicuro. Canestro clamoroso da parte di Palermo. Quasi quasi l'overtime. Allora vediamo questi due tiri liberi. La palla non pesa, pesa tantissimo, un macigno. Mi avevano detto che Hernan Sindoni non aveva gli attributi. Andateli a controllare voi, visto che siete più bravi. 80 pari. 4 secondi e mezzo. Tiri liberi per Giorgio Busco. Sono primo, 81-80, vantaggio Basket School. Abbiamo sistemato anche il tabellone. 4 secondi. Il lunetta Giorgio Busco e poi il Green proverà la giocata per la Serie B. Giorgio Busco, il lunetta. Realizza 82-80, ultimo quattro. Fallo subito di Busco su Di Marco. Non c'è il bonus, quindi è un fallo per bloccare tutto. I secondi sono diventati 3. Non è finita, 3 secondi, non è finita. 3 secondi, non finisce qui. 3 secondi, che discrepanza col nostro, come vi accennavo prima. Alla rimessa Di Marco, battuta Ronconi nella morsa, la recupera il Basket School e finisce così. È 1-1. Basket School pareggia i conti. Gara non adatta alle ebbe di cuore, un partitone, amici sportivi. La decisione dei tiri liberi di Giorgio Busco, vince il Basket School. Si va a gara 3, si va a Palermo, domenica a Palermo, e a mio avviso sarà una nuova e straordinaria partita di pallacanestro. Marco Verderosa va a applaudire la curva del Basket School, e questo è l'esempio da seguire. Bravissimo Marco, arriva l'abbraccio dei dirigenti del Basket School. Grandissimo Marco, esempio da seguire per tutto lo sport siciliano e calabrese. Era quello che volevo vedere. Ma non avevo dubbi, conoscendo il coach. Veramente un bel gesto, è andato a complimentarsi con tutto il pubblico presente di Messina. Gran bella partita, meritavano entrambi a mio avviso. La spuntata Messina, buon per noi, ce ne sarà un'altra. Giovanni, forse ci chiamano a Palermo, non lo so. No, io devo andare alla Lamezia Terme perché ho già preso l'impegno, però farò in modo di chiudere tutte le dirette e mi guarderò quella di Lorenzo Anfuso, che stimo, rispetto, quindi. È stato davvero un piacere, io ti ringrazio Giovanni, bellissimo spot per il movimento, bellissima partita e ce la ricorderemo veramente per un po' di tempo secondo me. Io ringrazio Stefano Marisi qui accanto a me, complimenti al Basket School. Complimenti al Green che esce a testa altissima da questa sfida. Aiden fa da lassù, si sarà divertito, ma non così. E perdonatemi, una dedica finale per Pasquale Bazzana, che secondo me starà dicendo da lassù cose meravigliose. Con questo è veramente tutto da Giovanni Manfrici, è tutto, una buona serata e si va a gara 3, alla prossima.